Antonio Fazio ha interpretato il suo ruolo di arbitro vigilante in un modo a dir poco atipico, finendo per interferire negli assetti proprietari delle imprese bancarie e non bancarie, un passo troppo lungo che lo sta portando fuori dalla soglia di Palazzo Koch. Bentornati all'infedele e ai suoi sabati sera, ma accidenti, volano davvero botte da orbi se ad accompagnare fuori dalla porta del Palazzo della Banca d'Italia Antonio Fazio ci si mette addirittura l'editoriale del direttore del Sole 24 Ore, Guido Gentili, della Confindustria di D'Amato, diciamo, e chissà se lo accompagneranno davvero fuori da quella soglia o se invece non sia semplicemente esploso un equilibrio di potere che riguarda tutti noi, i nostri risparmi, la vitalità e la crescita della nostra economia, una questione insomma della quale, lasciatemelo dire, qui alla 7 pacatamente ci occupiamo da un paio d'anni, mentre nelle altre televisioni e anche sulla carta stampata venivano considerati magari questi dei poteri inviolabili, dei santuari da lasciare al loro posto, vero Bruno Tabacci? Sono 2 anni che ne parliamo insieme, adesso la cosa è esplosa e la invitano persino da Bruno Vespa, ma prima si doveva accontentare, o Bragantini, c'era anche lui. Ero onorato di venire qui con lei. Mucchetti, l'amico Mucchetti, Francesco Giavazzi, insomma sempre con rispetto e con cautela di questa capacità di controllo, o al contrario di queste strettoie di cui soffriva la nostra economia, ne parliamo davvero da tempo. E quindi il professor Gary Baker, premio Nobel per l'economia, è un onore per noi ospitarlo, allievo di Milton Friedman alla scuola di Chicago, quindi un liberista puro, un uomo che crede nel mercato e nella sua capacità di autoregolarsi. Io non so come faccia con questo disastro a credere davvero che il mercato possa autoregolarsi. Insomma, professor Becker, è capitato in Italia nel momento peggiore per noi, perché forse è la prima volta, correggetemi se dico un'inesattezza, che a un crack, una bancarotta, un fallimento grave, come nel caso Cirie e poi nel caso Parmalat, corrisponde direttamente un danno alle tasche dei risparmiatori e non invece semplicemente alle banche che hanno finanziato o allo Stato che se ne fa carico. No? Banco Ambrosiano. Dario Gossutta ricorda Banco Ambrosiano. Banco Ambrosiano. Lui è un banchiere, Dario Gossutta. Quanti anni in banca commerciale? 20 anni. Quasi 20. E poi oggi invece un mestiere diverso che è quello degli investitori associati. Ma insomma, ci sono stati dei precedenti, ma rari. Rari. Almeno se... Ed erano azionisti. Marco Nado, docente alla Bocconi, ed erano azionisti. Qui invece sono i risparmiatori a trovarsi la fregatura. Hanno comprato obbligazioni, quindi un titolo meno rischioso dell'azione. In teoria non solo risparmiatori italiani, ma anche molti risparmiatori del suo paese, professor Becker. E di fronte a uno scandalo simile lei continua a pensare che il mercato si autoregola, che non ci vogliano invece dei controlli più severi? Well, I think markets work very well. Sicuramente il mercato ha sempre funzionato molto bene, ma solitamente va avanti da solo, si autoregola, ma ci sono sempre delle persone che purtroppo provano, tentano e cercano proprio di approfittare di questa situazione, di veramente di avvantaggiarsi delle varie situazioni del mercato. Questo ha luogo nel mondo del business in generale, in tante altre attività, ed è successo ovviamente con la Enron, con la Parmalat, con lo scandalo della WorldCom. Ora, quello che dobbiamo cercare di fare è sicuramente presentare, creare dei controlli, dei vieti di controllo. Sicuramente per andare a punire le persone che si vanno ad occupare purtroppo di queste attività negative e scorrette. Ovviamente non abbiamo poi molte possibilità di andare a scoprire queste cattive procedure contabili, questa scorrettezza contabile. Penso però che comunque sia possibile, certo non avere un mondo perfetto, ma sicuramente migliorare il mondo in cui operiamo. Professor Becker, purtroppo noi in Italia non abbiamo neanche le Enron e le WorldCom, cioè le public company. Abbiamo un capitalismo più familiare, oltre che più piccolino, e le assicuro che se lei fosse venuto in Italia anche soltanto 6 mesi fa, ma diciamo 1 anno fa, e avesse chiesto di Callisto Tanzi,
in molti le avrebbero detto è uno dei più importanti e abili imprenditori italiani, uno di quelli che hanno saputo crescere all'estero. Ma allora, se invece a quei livelli c'è la truffa, dobbiamo dedurne che appunto la trasgressione, anche la criminalità economica, siano connaturate all'attività dell'imprenditore, non ci si può far nulla. Perché questi imprenditori non si danno regole da soli? No, ma io penso che la maggior parte delle aziende, nella maggior parte dei paesi del mondo, vengano gestite attualmente, anche nel passato, anche nel futuro, correttamente. Bene. Grazie al cielo, lo pensiamo anche noi, soprattutto dell'azienda in cui lavoriamo, ma... È però vero che la maggior parte dei governi, dei funzionari governativi sono onesti, c'è qualche disonesto, questo succede, lo sappiamo bene, succede nel governo, nello Stato, in alcune aziende. Cosa fare quindi? Cerchiamo di migliorare veramente le probabilità di andare a scoprire queste persone disoneste, cerchiamo di punire queste persone severamente in modo tale che avremo un esempio per il futuro e ridurremo queste possibilità che appunto in futuro non ci saranno scandali come Enron o Parmalat. Ma prenda ancora il caso Parmalat. Non è solo il signor Tanzi che può aver trovato la sua bellissima convenienza a falsificare non soltanto i bilanci ma addirittura le lettere di garanzia da parte delle banche creditrici, quindi una vera e propria truffa. No, sono stati in tanti, oltre al singolo imprenditore, a trovare più conveniente coprire quelle buggerature, quelle falsità, perché il danno che avrebbe potuto derivargliene tutto sommato era inferiore ai vantaggi, tant'è vero che persino il signor Tonna, il direttore finanziario, mentre confessava e raccontava i suoi bilanci, aveva una moglie, lei ha studiato l'economia familiare e le sue formidabili risorse, che andava a ritirare quei soldi con i quali lui prevede, dopo avere magari scontato anche un periodo di carcerazione e di detenzione che io non auguro a nessuno, comunque di godersi dopo la vita. Sono tante, tante le persone che possono avere convenienza a rendersi complici. E allora come si fa? Beh, penso ci siano due cose fondamentali che possiamo almeno cercare di fare. Prima di tutto, torno a ripeterlo, cercare di punire non solamente le persone principalmente coinvolte, ma tutte quante le persone che hanno contribuito negativamente a nascondere dei conti, ha contribuito a una scorrettezza contabile che abbiamo considerato. Per cui veramente punire di più di una persona e quindi un gruppo di individui, un entourage. Seconda cosa che è molto importante, non credo che l'abbiate in Italia, ma penso che sia già stata utile in diversi altri paesi, ad esempio in America. Dovete veramente avere dei dipendenti, degli impiegati che sono onesti, ma che devono essere consapevoli di ciò che sta succedendo. Per cui sicuramente dare un incentivo a queste persone perché possano dire alle varie autorità competenti cosa sta succedendo nel caso appunto in cui ci sia qualcosa di scorretto. Faccio riferimento alla Deco, la conoscete bene, la società di base svizzera, è entrata in alcuni problemi e lo sapete appunto perché c'è qualcuno che, come dire, si è accorto di questo campanello d'allarme, non solamente in quel paese ma anche in America, ne ha parlato con l'autorità principale ed ecco che è nata appunto questa inchiesta. Io non sono appunto un esperto per quanto riguarda l'economia italiana in particolare, ma forse un elemento che manca qui è questo, ovvero dare degli incentivi agli impiegati, dipendenti, ai lavoratori onesti già a livello iniziale, perché ci possono dire o possono dire agli enti competenti cosa sta succedendo in azienda quando magari pensano di capire che qualcosa non possa andare bene. Con le sue parole lei però mi costringe a farle una domanda che qualcuno etichetterà come politicamente faziosa, ma io gliela faccio lo stesso e facciamo tutti finta di non sapere chi è al governo in Italia oggi, non ci importa, glielo chiedo in astratto, ma se di recente la legislazione di un paese ha prodotto condono fiscale, condono edilizio, depenalizzazione del falso in bilancio, lei pensa che possa passare tra la gente, tra gli operatori economici, il messaggio non mi conviene frodare?
Ma io ritengo che almeno in generale, allora cerchiamo di non rispondere come diceva lei direttamente per quanto riguarda la situazione italiana che non conosco benissimo, cerchiamo di trovare una domanda e anche una risposta generale che possa funzionare bene qui questa sera. Allora, da tutte quante le persone che sono così coinvolte, impegnate seriamente in alcuni tipi di crimini oppure in scorrettezze contabili, devono essere puniti, ripeto, seriamente in due modi fondamentali. Da una parte per quanto riguarda un discorso di punizione finanziaria, cioè una sorta di multa, di sanzione. E poi c'è un discorso appunto di condanna. Ci sono delle persone, cioè, che dovranno passare degli anni, del tempo in prigione, non solamente dei mesi, ma degli anni in prigione. Ci devono veramente essere questi nuovi sistemi di punizione, punizione che non deve essere assolutamente ridotta, perché se il danno è stato grave, così la punizione deve essere commisurata. Ah, è una questione che in Italia non si è mai posta ancora in questi termini. Vedo che sorridono in molti dei nostri ospiti. È una novità. Infatti io adesso gliela voglio proporre, la questione italiana, da questo punto di vista. Con un servizio piuttosto impertinente e anche un po' scortese che ha realizzato la nostra Paola Mordiglia, ma del quale naturalmente io mi assumo la responsabilità. Siccome però non ci capita tutti i giorni, anzi è la prima volta di avere un premio Nobel all'infedele, il servizio comincia attraverso un ritratto del professor Baker, anche perché, come scoprirete, i suoi colleghi, l'Accademia, la nomenclatura degli economisti, lo considera piuttosto un originale, è un po' lo scienziato pazzo. Giavazzi, non so se me lo conferma, è stato negli Stati Uniti per tutto l'autunno-inverno, è un po' così, vero? Sì, sì. Ecco, ma noi che invece lo prendiamo molto sul serio, così come l'Accademia di Stoccolma, partiamo dalle sue tesi e poi però precipitiamo nell'esempio italiano e vediamo che stride il servizio di Paola Mordiglia. È la natura umana che interessa al professor Gary Becker. Più del PIL, dei tassi di interesse e delle scatole cinesi, si è sempre appassionato alla gente, ai suoi costi o a quanto pesa economicamente un pregiudizio. Da Chicago a New York, l'eccentrico professor Becker studia e pubblica da più di 40 anni saggi su matrimoni e divorzi, sui costi e i benefici di una famiglia, trasformando la sociologia in matematica, in cifre. Premio Nobel per aver allargato l'orizzonte della microeconomia, la passione di Becker è indagare il carattere umano e le sue deviazioni. Lo recensivano insolito i colleghi cervelloni statunitensi, incuriositi però dalla concretezza dei suoi interessi, dalle indagini sul mercato e sui suoi protagonisti. Un criminale finanziario va punito severamente, multe, prigione o entrambe, spiega in Crime and Punishment la sua versione finanziaria di Cesare Beccaria. Se sottrai 1 milione di euro devi pagarne 10, dice. E così dovrebbe funzionare ovunque. Il crack Parmalat, come lo scandalo Enron negli Stati Uniti, non lo stupiscono. È la natura umana, sorride il professore. Ma se la natura umana è inevitabilmente portata alla trasgressione, siamo sicuri che il mercato la consideri davvero sconveniente? In Italia è già successo più volte, al contrario, che gli astuti o gli irregolari non perdano una virgola del loro prestigio. Mica Carlo De Benedetti smette di essere l'ingegnere per eccellenza solo perché ha patteggiato 51 milioni di vecchie lire per insider trading. E se il bresciano Emilio Gnutti, anche lui condannato in primo grado per insider trading, fa il vicepresidente del Monte dei Paschi, chi ha da ridire? Cesare Romiti sarà pure stato condannato per falso in bilancio ai tempi della Fiat e perciò non ha potuto occupare la poltrona di Cuccia a Mediobanca, ma questo non ha per niente diminuito il suo prestigio. Ci fermiamo qui per restare ai pesci grossi, ma non possiamo dimenticare la sceneggiata di un Sergio Cragnotti riaccolto con tutti gli onori nel gota della finanza italiana, onorato dai banchieri romani, dopo che alla Ferruzzi era già stato oggetto di indagini a dir poco imbarazzanti. Dunque, professor Becker, lei sarà pure un premio Nobel, ma se Fausto Tonna non fosse finito in galera, probabilmente fra qualche anno lo avremo onorato come nuovo imprenditore rampante.
La ringrazio. Eccezionale, grazie, eccezionale. Spero che i suoi complimenti di Premio Nobel non seguano invece rimostranze più imbarazzanti di altri. Ma prendiamo, ho voluto apposta citare i casi di personalità che consideriamo tuttora e meritatamente autorevoli, proprietari dei giornali nei quali scriviamo, per porre non solo a lei, ma a tutti gli ospiti che devo ancora presentare, questo tema della, di quanto in Italia davvero sia considerato disonorevole l'insider trading, cioè usare spregiudicatamente informazioni per investimenti in borsa o il falso in bilancio, e quanto invece siamo disinvolti in proposito, perché forse da voi chi viene beccato ha meno spazio nel futuro di quanto non ne conservi da noi. Beh sì, in effetti le persone che vengono arrestate o scoperte negli Stati Uniti che fanno insider trading oppure che vengono scoperte con questo tipo di attività scorrette, beh sicuramente hanno un breve futuro, nel senso che se appunto sono scoperte vanno in prigione, se escono di prigione, se stanno in prigione mesi o anni, sarà molto difficile per loro riprendere un'attività lavorativa e essere coinvolti di nuovo positivamente magari in altri affari, in un altro mondo del business o in attività su vasta scala. Quindi penso che bisogna veramente riflettere un po' e pensare a ciò che dicevo prima, peraltro mi ripeto se volete, perché se queste persone vanno a compiere degli atti di scorrettezza molto gravi, ripeto, devono ricevere una punizione altrettanto grave e severa, e credo che negli Stati Uniti questo sia fatto. Questo ovviamente, lo vedete, non elimina tutta la criminalità e forse abbiamo più casi tipo Enron negli Stati Uniti, quindi non si riesce forse ad eliminarli, ma ne riduciamo la possibilità di occorrenza e di presentazione di questi casi. Quindi sicuramente c'è una perdita a livello di reputazione, sono tutte quante parti di questa equazione che deve essere mantenuta corretta, ci vuole quindi la giusta politica contro questo tipo di attività illegale, illecita e scorretta, e questo nei confronti delle persone che le commettono. Ma allora, professor Becker, la prego, resti ancora un attimo con noi, vedo che Bragantini vuole tentare di fondi. A Bragantini faccio l'esempio più evidente e clamoroso, che è quello di Sergio Cragnotti, l'abbiamo già citato. Sergio Cragnotti andò in prigione e patteggiò in seguito per falso in bilancio relativo alla questione Enimont. Contemporaneamente la Consob canadese gli ritirava, accusandolo di insider trading, quelli che loro chiamano i requisiti di onorabilità, il che significa che in Canada non poteva più fare affari. Invece in Italia, per carità di patria non ho portato le fotografie della tribuna d'onore dello Stadio Olimpico, ma intorno a lui, presidente della Lazio, potevamo trovare il Gotha, diciamo anche giornalistico, per parlare male di noi stessi, ma di tanti altri. Se posso, perché, una piccola perché, puntualizzazione. Sì. Marco Nado e Bragantini. No, era sul fatto, perché Cragnotti è stato condannato dalla Consob canadese e gli sono stati ritirati i requisiti di onorabilità in Italia, tant'è che dovette vendere la SIM di cui era presidente. Mentre non sono previsti in Italia requisiti di onorabilità per le cariche sociali nelle altre imprese. Ecco, ma perché invece ha potuto tornare da protagonista a Roma? Il mio punto è più radicale, se vuoi. A un certo punto, come dice una persona che io stimo molto, se io invito una persona, il mio vicino di casa, a cena e lo vedo uscire con le posate d'argento in tasca di casa mia, non ho bisogno di aspettare la condanna a titolo definitivo passata in giudicato per dire io quello non lo invito più a cena e non ci voglio avere più niente a che fare. E questa è la cosa che fa nei grandi numeri la differenza, perché poi le condanne sono 2, 3, 4, non sono mai comunque numerose. E la, diciamo, la reputazione, a un certo punto una persona della quale io so che è un imbroglione, anche se non è stato condannato, non deve avere più nessun rapporto con me e io con lui. Il club dei gentiluomini espelle i malandrini. Bravo, dice Paolo Panerai, direttore di Milano Finanza. Beh, se vogliamo aggiungere poi un altro edificante scandalo che è ancora, se vogliamo, più significativo, perché appunto, come dice Tor Bragantini, chi era Cragnotti lo si sapeva, ma ci sono dei signori che ancora oggi invece continuano ad avere ruoli più importanti di Cragnotti e reputazione più impegnata di Cragnotti. Vogliamo parlare del buco
nella sede di Gemina, dove erano nascosti le carte segrete, con la falsificazione, perché la prima falsificazione di documento in borsa è quella, cioè c'era un contratto di cartolarizzazione, di incasso dei crediti che della Fabbri per vendite rateali, che era vendite pro solvendo, cioè che dovevano essere scontate in quanto fossero realmente state incassate, invece è stato presentato un contratto che era prosoluto, cioè come se tutto fosse stato messo a posto. Ma ancora, cioè, io devo mandare la pubblicità adesso. Falso. Devo mandare la pubblicità e vi chiedo scusa. Andiamo a vedere anche poi chi ha organizzato quel sistema lì. No, dillo subito. No. Insomma, ci sono illustri professionisti che rivestono cariche importanti e che sono stati consulenti dell'operazione. Allora, non nessuno di voi, state tutti qui a fare a gara ad aggiungere la cronaca perché di malefatte, allora, quando è stato questo ma caso... nessuno ancora mi ha risposto il perché. Perché in Italia non c'è questa sanzione morale, ma questa interdizione... in Italia, dottor Werner, il 28% dell'economia italiana è in nero. E quindi noi non abbiamo solo il problema dei gruppi dirigenti, abbiamo il problema di una modalità con cui si sopravvive o si vive. Quando il 28% dell'economia italiana è in nero, ed è reale quella, e poi si scopre che quella bianca presenta questi buchi, beh, viene un grande forse punto può rispondere il professor Giavazzi che è un fatto strutturale, l'antitrust arriva anni fa. Rispettate la disciplina del mercato, e cioè della interruzione pubblicitaria, peraltro breve, alla quale io però devo anticipare. Intanto, per Panerai, una domanda che ho sulla punta della lingua, risponderei dopo la pubblicità. Siccome tu lealmente hai sempre dichiarato, l'hai scritto anche sul tuo giornale, la tua amicizia con il presidente di Capitalia Geronzi, anche un rapporto societario del tuo gruppo editoriale, no? Non è vero. Mi sbaglio, quello no, allora mi sono sbagliato. Ti spiego come stanno le cose. No, non importa, insomma, no, mi basta l'amicizia che lealmente tu dichiari. L'hai citato un'altra volta questa storia. Noi ci siamo stati quotati in borsa, siamo stati quotati in borsa da Rothschild a ABN AMRO, avevamo una società che aveva emesso un prestito obbligazionario, il prestito obbligazionario è stato in parte convertito e in parte è andato a confluire nella holding che dovrebbe essere quotata, e c'è una piccolissima partecipazione che è rimasta residuale. Piccolissima partecipazione, abbiamo precisato, ma perché... un banchiere dell'importanza di Cesare Geronzi instaura un rapporto stretto con un imprenditore come Cragnotti, del quale abbiamo fatto il ritratto, fino al punto che i loro figli fanno pure delle società insieme. Lascio la domanda in sospeso. Me la fai a me? E certo che a te, se no. La lascio in sospeso per dopo la pubblicità, perché... devo salutare il professor Becker e naturalmente nel salutarlo gli chiedo se c'è un ultimo commento a questa anomalia italiana. Well, let me make a couple of comments. Sì, se posso allora un paio di commenti, anche se saranno appunto molto veloci, se posso. Penso che uno dei punti fondamentali che è già stato sollevato, faccio riferimento alla economia del mercato nero, quindi alla parte nera della vostra economia, sicuramente purtroppo buona parte della vostra economia è stata spinta a questo livello, come dire, sottoterra, quindi al buio, all'oscuro, fa parte del mercato nero ed è un problema. Quindi penso che ciò che sia importante dire è che in tante economie, ivi compresa l'economia degli Stati Uniti, in cui però per fortuna non abbiamo questa esperienza, ebbene molti uomini d'affari, molti businessmen in Italia magari hanno sono stati coinvolti diverse volte in aziende che vanno bene, che sono corrette, questo succede sia nel vostro paese che negli Stati Uniti. Ora la sfida invece è diversa, bisogna cercare molto rapidamente, più rapidamente di quanto fatto finora, cercare, ripeto, di trovare chi è appunto la pecora nera in mezzo però a tante persone che lavorano correttamente, e trovare secondo me in questo paese delle modalità di punizione, di sanzione, quindi le due di cui parlavo prima, che devono essere più severe, più appropriate. Magari potete imparare in questo caso qualcosa dall'esperienza americana. Dovremmo cercare veramente di dare questo supporto ai dipendenti, agli impiegati, ai lavoratori, questo con un supporto finanziario, questo per arrivare a una punizione, ripeto, più grave e severa per le persone che si comportano male. Grazie mille. Grazie davvero a lei, professor Becker, e insieme a lei io voglio ringraziare la European School of Economics che ha ospitato il professor
Baker, il premio Nobel Baker, e alla cui gentilezza dobbiamo anche il suo intervento all'infedele di stasera. Dopo la pubblicità riprecipitiamo nelle miserie nostrane. Allora, caro Paolo, la domanda sul perché Cragnotti possa essere ancora così onorato dopo le sue disavventure finanziarie e giudiziarie nell'Italia del 2000, naturalmente è una domanda cruciale per capire poi come invece si possano sviluppare degli anticorpi e come si possano davvero difendere i risparmiatori e chi li difenda veramente, i risparmiatori, se il nostro Colbert divenuto Robespierre, il ministro Giulio Tremonti, che oggi qualche giornale ha definito come un rivoluzionario in questo suo attacco a Fazio, che è proseguito anche oggi, c'è uno scontro in atto. Ma cerchiamo di capire prima dietro perché in Italia è più facile che persistano questo genere di attività. Dunque c'è prima di tutto un problema di carattere generale, che il ma è fondamentale l'habitat, no? Il livello di eticità di questo paese non è elevato come in altri paesi, in primo luogo, e quindi chi è condannato o magari è stato poi assolto perché la magistratura nel lungo corso che ha fatto non ha potuto sentenziare all'ultimo livello e quindi in quanto tale è impunito avendo due condanne, questo è evidente che poi dopo dà spazio a tutte queste cose. Per intanto sulla questione poi Cragnotti Geronzi, ovviamente devo fare una piccola precisazione nel dire che essere amico di una persona non vuol dire condividere il 100% di quello che ha. Quella lascio continuare. In questo paese sono cambiate molte cose, ma 10 anni fa, cioè nel 92-93, quando c'era questa cosa di cui si dimenticava, si chiamava Tangentopoli, un avviso di garanzia, come toccò all'onorevole Tabacci quando era in politica, era sufficiente per mandarlo a casa per molti anni. L'onorevole Tabacci per molti anni si allontanò dalla politica e con lui altri. Sarebbe poi stato riconosciuto innocente. Ma per molti anni lasciò la politica. Mi ricordo che nel governo Amato nel 92-93 i ministri andavano via uno ogni quarto d'ora, no? Perché ricevevano un avviso di garanzia, e molti anche di questi ministri. Mi sembra che il presidente di Capitalia, dottor Geronzi, abbia recentemente ricevuto un avviso di garanzia per la questione Cragnotti. Non mi risulta che abbia pensato, se non altro, di autosospendersi finché la procedura. Lei l'avrebbe ritenuto necessario, opportuno? Osservo che nell'Italia 10 anni fa questo accadeva. È cambiato tutto. Mi sembra che sia cambiato cioè tutto. Lei che cioè, no, io infatti, ha da essere garantista perché c'ha i segni sulla. Però carne. Pensi come cambiano. Io ricordo di essere stato relatore della finanziaria del 94. E alcuni giornali scrissero, ma l'autorità morale, l'indipendenza. Io avevo ricevuto un avvisetto per illecito finanziamento di una campagna elettorale. Voglio dire, chi riceve un avviso pesante, ad esempio per bancarotta fraudolenta, ma non si può pensare poi di essere pure vittime. Cioè la cosa grave è che le vittime di oggi, i banchieri, sono come gli industriali concussi del 94. Io un po' mi ribello, devo dire la verità, pur restando garantista, ma vorrei che il paese avesse la memoria però. Sa perché io credo sia forte l'argomento dei banchieri, non solo Geronzi, ma citiamo anche Bazzoli, citiamo anche altri che sono intervenuti in questi giorni dicendo noi siamo tra i danneggiati del crack Parmalat, perché lì chi ha messo in opera veramente il delitto, l'atteggiamento fraudolento, è stato l'imprenditore, no, ma i collaboratori, la società. Ma chi è che chi vendeva le obbligazioni ai risparmiatori? Però non era il dottor Tanzi direttamente. Gli strumenti li hanno inventate le banche, gli strumenti finanziari. Io credo che il punto vero, credo che lo diceva anche il professor Becker, qui c'è stata una truffa vera, non c'è stata una deviazione. I dati erano un po' mascherati, qualcuno che non ha detto chiaramente la ma verità. Nel caso Cirio c'è non stata è avvenuto una così, vera eh? E propria il caso truffa. Cirio diverso. Distinguiamo il caso Cirio. Cirio diverso. Quello, le banche hanno piazzato per tutti i gusti. Hanno piazzato la questo caso è un'attività criminale, propriamente criminale. Ma i risparmiatori, scusa, dopo discuteremo. Interloquire. Certo, devi anche un fatto generale che direi che il fatto che siano state interpretate male dall'opinione pubblica delle norme che sono a garanzia
dell'imputato o dell'indagato, perché fino a quando non è arrivato a giudizio non è imputato, mi pare che non giustifichi il fatto che poi dopo si deve perpetrare questo uso. Per cui dico, con questo non ho bisogno, né è la mia funzione quella di difensore del dottor Geronzi, che onoris causa a tanti, poi dottore onoris causa perché è ragioniere come titolo di studio conquistato, quindi ha una esperienza molto accademica molto meno significativa di quella del professor Cavazzi, che ha fatto questa considerazione. Dico, poi lui c'ha gli avvocati e saranno le persone che lo difendono, però dico, mi sembra ben bizzarro che venga detto che il paese deve riequilibrarsi e ritrovare una linea di condotta applicando in termini scorretti quello che abbiamo tutti scritto e pensato da cittadini onesti, che un avviso di garanzia è uno strumento a garanzia dell'imputato e che quindi debba diventare un elemento. Mi sembra che questo è un giustizialismo di grande livello. Non facciano le vittime, questo ma è il problema. Cioè questo, non debbono fare le vittime. Ma questo, abbia pazienza, è un altro problema. È un altro problema, mi scusi. Lei dice, come mai non si è dimesso? Enorme. Perché io mi sono dimesso. No, scusi, lei non ha capito. E c'è stata una battaglia politica in Parlamento. Come mai non si è dimesso? Come? Questa è una cosa che dice lei. No. Io ho detto, professor Giovanni, ho osservato che nel 92-93 i ministri si dimettevano uno. Ma come si dimettevano? Li ammanettavano? No, anche quelli che non ammanettavano. Per fortuna non ammanettavano. Quali ammanettavano? Guardi, io non dico sciocchezze. Ma non hanno ammanettato nessuno. Io non dico sciocchezze. Nessun ministro, io ricordo, ammanettato. Sono avvisi di garanzia, non è vero, non sono stati ammanettati, non è vero questo. Comunque posso fare una considerazione sul ruolo delle banche, premesso che come io sono anche amministratore di una banca, credo che si debba vedere tutto caso per caso. Perché parlare delle banche in generale non mi sembra una cosa giusta. Ci saranno banche che si sono comportate bene, ci possono essere banche che si sono comportate male. Vediamo caso per caso. Là, diciamo, il dire le banche, i risparmiatori, eccetera, è sempre una generalizzazione. Poi le generalizzazioni nella vita a volte aiutano, questo lo capisco, però sarei contro un atteggiamento che definisse il comportamento di una categoria senza distinguere, perché ogni persona ha il suo comportamento e ogni banca... Allora, Bragantini, colgo l'occasione per dell'intervento pacato dell'editorialista del Corriere della Sera, che è anche di mestiere banchiere, per cercare di spiegarci una cosa per volta. Arriveremo ai risparmiatori e al danno subito e a chiederci appunto quali siano gli strumenti efficaci perché ciò non si ripeta, ammesso che ne esistano. Di fronte a un caso come quello Parmalat, che è di rilevanza internazionale, le banche statunitensi in questo caso si sono esposte molto di più di quanto non lo siano quelle italiane. Ma mettiamo il punto fine alla prima domanda dell'infedele di stasera, che ha preso per esempio non Tanzi ma Cragnotti, quindi il crack cirio. Ci siamo detti, un po' semplicisticamente, guardo il professor Ronado che ha scritto su questa rivista accademica Mercato, Concorrenza, Regole, un saggio molto impegnativo, però dal titolo molto popolare, I risparmiatori e la cirio, ovvero pelati alla meta. Le dicevo, ci siamo detti che questo signor Cragnotti era diventato probabilmente un signore che non si poteva non sostenere, non si poteva non difendere, che anche stato... per la sua estrema popolarità. No, ma come no? Quello del calcio, lo dico nell'editoriale oggi, è stato uno strumento sia di Tanzi che di Cragnotti per velare la loro reale attività e per avere il consenso popolare. Però il problema è, vedi, che il sistema generale, anche biologico, ha bisogno inevitabilmente di scarichi, e il signor Cragnotti è stato purtroppo utilizzato da molte banche, dal sistema, per fare delle operazioni molto sporche. Se si pensa a Semenzato è una casa d'aste fallita, il presidente proprietario di Semenzato, amico del segretario politico della Democrazia Cristiana di allora, Ciriaco De Mita. Allora cosa si fa? Interviene la Banca Popolare di Novara, interviene questo, interviene quest'altro, cominciano a comprare pezzi, quadri, si mettono e poi il residuo lo passano a Cragnotti, che fa il servizio sporco.
Allora il problema è che è prezioso per un, no, se che c'è vende. Un livello, se c'è un livello di eticità superiore nel paese, e questo lo si ottiene non certo sostenendo la tesi che le leggi non vanno interpretate nella maniera in cui devono essere interpretate e che quindi ci sia una visione illegale di quello che è il senso del rapporto. Io sono indignato di questa ipotesi che è stata fatta, che una persona, fino a quando la dobbiamo considerare ed è innocente, fino a quando non ha la condanna di terzo grado, allora perché riceve una comunicazione che stanno indagando su di lui, deve automaticamente ritenersi colpevole. Questo non mi sembra che sia un modo, ma comunque dico, il grado di eticità si raggiunge attraverso strumenti che garantiscono il mercato e che il qui presente mio collega Massimo Mucchetti oggi ha in maniera brillante descritto sul suo editoriale. Sì, perché Mucchetti nel frattempo, da che l'abbiamo lasciato, è trasmigrato dall'Espresso al Corriere della Sera. No, non è certo merito mio, semmai del suo splendido libro Licenziare i padroni, nel quale alcune di queste vicende che qui abbiamo presentato e forse anche un pochino promosso ha ottenuto grande successo. Vai. Ma volevo fare un'osservazione, e cioè il garantismo sì. Non viene applicato sempre alla stessa maniera in tutte le circostanze. Il garantismo verso il poveretto che ammazza la moglie in preda a un raptus, oppure verso il poveretto che ruba la mela, ha una grande dignità. Il garantismo verso per esempio l'amministratore di una banca è interpretato in modo particolare dalla stessa Banca d'Italia, la quale un po' lo sospende perché dice che quando una, l'ha ricordato Gad, l'ha ricordato il servizio iniziale, quando una persona riceve una condanna in primo grado, quindi a oltre un anno, una condanna di primo grado oltre un anno, questa persona non può più far parte del consiglio di amministrazione di una banca, meno che questo mai non accade per l'attuale vicepresidente del Monte dei Paschi di Siena, perché sono solo credo 8-10 mesi, esatto. Che non è meno allora, grave. Questo il ragionamento che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che le leggi sono figlie della politica che le fa. Bravo. E anche delle consuetudini che in certi casi associano alla legge, diciamo così, la deontologia di una categoria. La costituzione materiale posso del paese. Nel caso delle banche, dove si presuppone che l'onorabilità debba essere somma perché maneggiano cose delicate, la Banca d'Italia per prima ha sospeso un po' Cesare Geronzi ha ricevuto un avviso di garanzia da una parte, un rinvio a giudizio dall'altra. Non siamo ancora nel territorio della Banca d'Italia e quindi formalmente il presidente di Capitalia può stare dove sta. Il discorso che insomma tra le righe viene posto è se sul piano della opportunità e della sensibilità personale un certo atteggiamento possa essere assunto o meno, che è lo stesso discorso variabile nel tempo che aveva consigliato ai ministri, i famosi 7 ministri allora, che non avevano ricevuto né condanne e neanche rinvio a giudizio, anche loro soltanto l'avviso di garanzia, per senso di opportunità, non perché dovessero, senso di opportunità di quella temperia storica là era che ci si dimetteva. Adesso Massimo invece Mucchetti, non hai dimette. L'impressione tu come io, devo dire questa sera, che la spallata di Tremonti rivolta contro questo mondo bancario, che ha in Fazio naturalmente il suo uomo più autorevole e importante, il governatore centrale, e in Geronzi un uomo a lui vicinissimo, Fiorani della Banca Popolare di Lodi un altro esponente, non a caso le lettere di chiarimento richieste da Tremonti a Fazio riguardano queste banche considerate amiche del governatore, che dietro a questa offensiva un po' rivoluzionaria, come qualcuno ha scritto, forse anche Panerai oggi ha usato questa espressione, ma non è l'unico, è difficile essere non è l'unico rappresentante delle istituzioni sì. Contemporaneamente ecco, essere dietro rivoluzionari. Ci sia anche un regolamento di conti di potere. Bravissimo. Nei confronti di una realtà che
Geronzi davvero simboleggia al massimo grado, che è quello della banca romana nella quale convergono tutte le grane del paese, i finanziamenti dei giornali, quelli dei partiti, quelli delle squadre di calcio, il mestieraccio sporco che qualcuno dovrà pur fare per tenere in piedi un sistema traballante. Mandare a gambe all'aria tutto, con un avviso di garanzia, non è avventura? Ma è la stessa domanda, forse doveva essere fatta, per dire, a Di Pietro tanti anni fa. Cioè, le cose poi nella storia accadono, e quando accadono non c'è mai una ragione proprio precisa e perfetta per cui possono anche accadere. Basta che sia chiaro, però, che sia così. Io credo che deve essere chiaro che c'è un regolamento di conti. Ma il regolamento di conti probabilmente c'è ma fa parte. Io volevo fare un'altra osservazione, però, che riguarda la Banca Centrale. A proposito di deontologia e di etica, è mai possibile che dalla Banca Centrale non sia mai partita una denuncia penale a un banchiere? Cioè, in Italia hanno rubato tutti, hanno tutti fatto delle gran marachelle, e mai una volta, cioè, in banca al massimo si sbagliano. Questo è il difetto, e la corruzione non poteva nascere senza le banche. Questo è il difetto del sistema. Voglio dire, quali sono? No, scusate, mi interessa quello che dice Dario Cossutta, che ha parlato poco fino ad ora, e che oltre che un uomo della finanza è anche un uomo della sinistra italiana, non solo per il cognome che porta, ma perché è stato un militante, e non so come tenga insieme il mestiere della finanza con la militanza politica. Si può fare, dice Bragantini. Ha un posto così sereno che evidentemente non è un problema. Certo che lo penso anch'io. Negli anni Ottanta, negli anni della corruzione, quando grandi imprese erano coinvolte in questa corruzione, non era solo la politica che era coinvolta nella corruzione, non poteva il sistema bancario non saperlo, banalmente non poteva non saperlo. Quindi io dico, anche allora il sistema bancario era coinvolto, e le lotte di potere, Geronzi era allora capo di Banca di Roma, non era amministratore delegato, aveva una funzione diversa, ma anche allora aveva un ruolo importante e ha continuato ad averlo. Altri banchieri si sono allontanati, ma sono rimasti in alcuni posti chiave del mondo economico, finanziario e politico. Alcuni hanno fatto addirittura carriera. Quindi io credo che la sensibilità di un banchiere di fronte a un avviso di garanzia dovrebbe essere quella di dimettersi. Questa è la mia opinione personale, ma sono ugualmente convinto che dietro c'è una lotta di potere e c'è uno scontro forte. Quindi non voglio fare la verginella, cioè non si può dire uno ha ricevuto l'avviso di garanzia, se ne deve andare, e un altro no. O se ne vanno tutti, o tutti regolano i conti davvero, oppure comunque se ne vada lui. Dal mio punto di vista, io non lo voglio difendere. C'è una differenza però fondamentale rispetto agli anni Ottanta. Cioè, è vero che queste cose accadevano anche negli anni Ottanta, questa è però la prima volta in cui a pagare sono direttamente i risparmiatori, quelli che questa sera ci guardano. Cos'è accaduto negli anni Ottanta? Ma no, ha ricordato il caso Banca Ambrosiano, che è molto più clamoroso. Erano azionisti, erano persone che prendevano il rischio, acquistavano azioni. Adesso erano azionisti. La differenza con gli anni Ottanta, negli anni Ottanta abbiamo creato. Ma vogliamo ricordare il Banca Ambrosiano? Vogliamo raccontare il Banca Ambrosiano? Abbiamo bipolare. Si tratta di azioni anche in quel caso, non è vero? Vogliamo ricordare il Banca Ambrosiano? Scusa Lerner, la risposta volevo darla prima, perché tu giustamente hai fatto una domanda all'inizio e poi stiamo estendendo la cosa alla corruzione, a danni passati, a Tangentopoli. La risposta, secondo me, al perché c'è questa bassa eticità nel nostro paese, e facciamo l'esempio della legge sull'insider trading, è perché nel 1991 nasce questa legge, cioè la legge sull'insider trading nasce nel 1991, in 13 anni, se non vado errando, sono 10-15 casi, e qui abbiamo due rispettabilissimi commissari, ex commissari della Consul, tra l'altro tra i pochi che Onado e Bragantini, possiamo chiedere a loro come mai è potuto accadere questo, che si è arrivati a condanne così modeste in termini numerici, ma anche in termini di spessore del reato.
da una parte. Quindi non è mai accaduto, non essendoci condanne, non c'è, diciamo, non cresce la cultura della vergogna e alla fine uno si cala in un humus, in un habitat che permette di fare queste cose normalmente. E questa cosa va estesa naturalmente anche a casi di bancarotta o a casi di falso in bilancio che sono rimasti negli anni modesti, e noi li vediamo sui giornali sono solo quando sono clamorosi. Osvaldo, è mio dovere professionale ricordare che tu sei stato, se non sbaglio, inquisito sull'insider trading. Assolutamente, io non ho mai avuto nessuna questione penale, chiarisco, scusami, perché poi qui qualcuno. Anzi, ed estate ne sono felice di essere uscito a testa alta, perché con le avventure che persone colpite da avvisi di garanzia, che grazie a Dio non ho avuto, ma colpite da semplici avvisi di garanzia, si sono anche, sono arrivate anche a togliersi la vita, meno male, io sono tra i fortunati che hanno avuto la possibilità di dimostrare la mia pulizia e la mia testa alta. Grazie a cielo oggi sono qui e posso permettermi di parlare in questi termini perché ho passato queste forche caudine e posso dire di aver toccato con mano quanta ignoranza da parte dei magistrati c'è nelle cose di economia. Spero che negli anni le cose siano cambiate, ma allora era davvero così, da una parte, e dall'altra parte quanto io davvero credo, Gad, che non si possa fare disinformazione. Hai posto una domanda, devi andare in fondo. No, adesso non voglio creare una tensione personale tra voi. Sulla questione tua personale? Come? Rispondere sulla tua questione personale? No, io non ho nessuna questione personale. Non ho nessuna questione personale di rispondere. Allora, ho detto che Gad ha fatto una domanda. Ha posto una Paolini. Questione. Sì. E io sto rispondendo, benissimo, mi pare di capire. Sì. E che cos'è la falsa informazione? Che cos'è la disinformazione? La disinformazione è il fatto che tu sei ancora iscritto all'albo dei giornalisti perché in terzo grado la Cassazione non ha sentenziato essendo scaduti i termini di legge. Ti ricordo che tu non hai letto evidentemente la sentenza, e la sentenza entrava nel merito delle motivazioni dell'ordine e cassava l'atteggiamento dell'ordine nei miei confronti. E ti ricordo, se vogliamo metterla su questo piano, allora io ti chiedo, la domanda te la pongo io, ti chiedo, caro Paolo Panerai, di spiegare com'è possibile che il direttore di un giornale come Milano Finanza, importante in anni non sospetti, cioè nel 2000, abbia comprato e venduto azioni Tiscali per un controvalore che quando sono state vendute sono superiori ai 200 miliardi. Allora qui entriamo nelle questioni personali. Io non volevo assolutamente, lo trovo scorretto, lo trovo gravemente scorretto. Certamente disinformazione. Ma cosa disinformazione? Sei tu che stai facendo disinformazioni, e non hai coraggio. Ma che cosa stai dicendo? Poco fa hai avuto di dire che non è vero che Capitalia è nel capitale della tua società. Il tuo avvocato Corso Bovio, scusate, posso chiedere che la discussione ritorni sul piano? Io devo dire che è incredibile. No, De Paolini, ti prego, io vi chiedo di pensare a chi ci guarda, e in particolare ai risparmiatori preoccupati, i quali anche da questo spiacevole episodio, sul quale credo che il chiarimento debba avvenire nelle forme che voi riterete più opportune, ma del quale io sinceramente non sono in grado professionalmente di farmi carico. Siccome qui si fa informazione, l'informazione va data. L'informazione va data, il diritto di replica anche, infatti, il diritto di replica ci mancherebbe. Ma vi prego, per favore, di tornare alla questione, che anche questo vostro scontro spiacevole mi sollecita, e cioè il risparmiatore si trova in una giungla. Su quello è giusto che quindi no, anch'io aspetta, poi De Paolini, tu hai già risposto alla questione su cui sei stato sollecitato dalla Cassazione. Per mio dovere professionale do un minuto a Panerai, un secondo a Panerai sulla questione delle Tiscali, dopodiché grazie al cielo c'è la pubblicità, ci ricomponiamo e basta un secondo. Un secondo. Classe Editori controllato da una holding che si chiama Euroclass, fra i cui soci, oltre al sottoscritto e oltre ai giornalisti, ci sono alcune istituzioni assolutamente ineccepibili come l'Università Bocconi. E prima della quotazione di Tiscali, come è noto, il fondatore di Tiscali è stato un allievo della Bocconi e bocconiano dell'anno, mi sembra l'anno scorso, è stato dall'amministratore delegato di Euroclass organizzato uno scambio azionario in cui è stato ceduto il 2% in cambio di un 2% di Classe Editori dalla holding.
è stato realizzato Tiscali, che è stato collocato a un certo determinato prezzo che era bassissimo, ha avuto il boom di borsa che ha avuto. E quindi è stato realizzato un guadagno da chi ha investito. Questo è commendevole. No. Qui ci fermiamo, qui davvero ci fermiamo, tutto il resto lo chiarirete in un'altra sede. Pubblicità bisogno, e poi chiederò al professor Marco Onado di aiutarmi a ricominciare, un po' pensando anche a quel pranzo che ha fatto con Tabacci lunedì scorso all'Aspen Institute di Roma, ma più in generale, insomma, c'è qualche avvisaglia che lei annunciava in questa stagione. Tra l'altro mi tolgo una curiosità, lei quando lo ha scritto? La scorsa estate sì. L'ha scritto, sì. Perché nel suo saggio scritto la scorsa estate si parla di Parmalat, società da sempre considerata finanziariamente fragile. Quindi l'ha scritto prima che tutto questo in cominciasse. In tempi assolutamente, ecco. Non sospetti. Poi ma non, questo, poi ci non so se facciamo un nome, ma lei cita anche un'altra società di cui ancora fino ad oggi non si è parlato. Lo dico perché c'è scritto nel suo saggio Cremonini, un nome che getta brividi nella schiena dei banchieri. Cioè lei ha in un saggio accademico, lei in un saggio accademico, come dire, fa previsioni fosche su società quotate in borsa. La frase che lei cita è Cirio era ancora messa peggio di due nomi, cito Cremonini e Parmalat che da sempre erano considerati come finanziariamente fragili. Sia ben chiaro che non solo ci auguriamo, ma siamo convinti che la storia di Cremonini sia molto diversa da quella di Parmalat, per non fare equivoci con i risparmiatori. Grazie, e adesso ci dovrà delle spiegazioni. Ma tra due minuti. Finanziariamente fragile non è un peccato mortale, esatto. Voglio dire, insomma, no? Sapesse i fallimenti di noi giornalisti. Grazie, brevissima interruzione e si ricomincia. Allora, ricordiamolo. Il professor Marco Onado, economista, docente alla Bocconi di Milano, ex commissario della Consob, in un saggio scritto quest'estate, quindi prima del crack, anticipava Parmalat, giudicava e definiva Parmalat come società da sempre considerata finanziariamente fragile. Da qui naturalmente a immaginare gli artifici contabili e i falsi, credo che nella sua fantasia neanche negli incubi notturni, neanche negli incubi notturni, ecco. Ma perché lei trovava finanziariamente fragile Parmalat e che cosa avrebbe potuto fare il sistema a tutela dei risparmiatori a partire da quel suo giudizio? Come dicevo prima, la frase era utilizzata per mettere in evidenza che erano stati portati sul mercato 1.100 milioni di titoli senza rating di una società che era si è rivelata fragile come Cirio, quindi... ma esistevano anche altre società, tra questi faccio i nomi. Facevo i nomi di Parmalat e Cremonini, che erano in condizioni non brillanti, per dire che il mercato dei bond italiano era un mercato problematico, perché in nessun paese sono cresciuti tanto i bond senza rating, per esempio. Metto in evidenza che spieghiamo cosa vuol dire bond senza rating, senza voto. Senza sì, voto, senza rating. Quindi la Parmalat il voto l'aveva, perché e anche un bel voto. Aveva un bel voto. Investment grade. Quindi era considerato un investimento grade. Affidabile. Sicuro. Esattamente. Comunque, a quel momento e in quella situazione si era presentato il problema di una quantità elevata di titoli che erano stati portati sul mercato senza un voto di affidabilità espresso da una agenzia indipendente. Nella mia ingenuità accademica credevo che ciò fosse male, ma ecco, continuo a ritenerlo comunque che ciò sia male, certo. Adesso arriviamo all'altro problema. Quindi non facevo
il gioco dello iettatore, chi sarà il prossimo, era una considerazione un po' più di carattere generale. Con riferimento a Cirio osservavo che la situazione era grave, che almeno dal 2001, da marzo del 2001, per una serie di motivi che non è opportuno ricordare qui, c'erano delle avvisaglie molto forti di una crisi imminente e che quindi i comportamenti di coloro che avevano collocato i titoli erano comportamenti degni di attenzione. Ma non c'è dubbio, il professor Ronaldo, pur essendo un docente universitario di una materia considerata arida come l'economia, usa un linguaggio molto brillante. Io nel suo saggio ho ritrovato così affermazioni, una piacerà molto a Bragantini che ci ha scritto sopra un libro, e cioè non esistono scatole cinesi costruite a fin di bene, un giudizio sulla struttura finanziaria di queste proprietaria di queste società. E c'era poi un giudizio sui cosiddetti revisori, controllori, in particolare quelli legati alle banche, dove lui li definiva permissivi più di un telepass in avaria. Quindi sul caso Cirio, ahimè, diciamo, ormai abbiamo fatto in tempo a farci le idee più chiare, ma mi scusi se le anticipo, la brucio un po' sui tempi e la riporto invece a Parmalat. Quando l'esposizione bancaria veniva garantita in larga misura da banche statunitensi di prima grandezza, molto più che non dalle nostre capitali e in Banca Intesa Popolare di Lodi, per citarne lo stesso San Paolo, per citarne alcune di quelle più esposte in Italia, ma piccola cosa rispetto agli americani, guardo anche la giornalista del Wall Street Journal che è qui con noi, perché mai si sarebbe dovuto correre ai ripari? Il motivo fondamentale per cui si sarebbe potuto almeno avere un livello superiore di attenzione è quello che dicevo prima, e cioè che Parmalat era comunque un'azienda in una situazione difficile. Naturalmente qui c'è una truffa conclamata, credo che ormai anche tutto il garantismo di cui abbiamo dato prova ci possa consentire di usare questa espressione. Da qui però a ritenere che tutti gli altri soggetti diversi dal truffatore siano vittime, mi sembra francamente che il passo sia un po' troppo lungo. Ci arriviamo, ma posso dare un numero? Dia un numero, sì. Sono andato a rivedere il bilancio di Parmalat, che è fatto grosso modo in questo modo: 10 miliardi di euro di totale attivo, il 20% è fatto da attività immateriali. Quindi anche l'aria fritta, no? E il 60% erano questi benedetti titoli che poi si sono scoperti non esistere, ma su cui c'erano già forti sospetti. No, non c'erano. Quindi, i soldi che erano stati generati dai titoli, ecco. I titoli c'erano. La vera domanda che mi pongo a proposito delle vittime, allora, o meno, su 100 lire, professor Ronaldo, 20 non ci glielo sono. Chiedo e lo chiedo a tutti voi, ma nel frattempo che ci pensate, poi do la parola a Alessandro Galloni del Wall Street Journal, ma siamo sicuri che poi le banche americane in questione, le grandi banche americane in questione, subiranno lo stesso danno che subiranno le banche italiane in questo caso, che non abbiano invece delle garanzie? Posso dare una risposta? Allora, se la vuole anticipare Bragantini, perché io credo temo di no. Che il sistema americano, inteso nel suo insieme, quindi la magistratura degli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission con i poteri che ha, la stampa americana, e sottolinea il ruolo della stampa, farà sì che alcune banche americane pagheranno miliardi di dollari di risarcimento agli investitori americani. Ci scommetto. Che poi sono fondi. Ci scommetto. Alessandra Galloni, ci vuole il microfono, se glielo passa per favore De Paolini. È proprio per questo, secondo me, che l'Italia è un momento importantissimo per l'Italia, perché tutto il mondo finanziario sta guardando l'Italia in questo momento, ed è per questo che quando sento parlare molto di politica, Fazio, Tremonti, Fazio, gli investitori all'estero vogliono, non sanno neanche chi è Fazio, chi è Tremonti, invece non gli importa, tra l'altro, vogliono sapere solo se due cose, secondo me. Primo, questa una qualche tipo di regulation, forse più come la SEC. Ricordo che uno dei momenti di gloria
della SEC, fu nel 1986 credo. Ivan la SEC Gross, è l'autorità di vigilanza, la vigilanza americana, nell'86, la Consob americana, diciamo grossolanamente, una multa di 100 milioni di dollari per l'insider trading. Se non erro, qui in Italia non è la Consob che può fare multe per l'insider trading, deve fare tramite la magistratura e voglio dire, per carità, però magari ci vuole troppo tempo, certo. Poi ci sono stati momenti meno gloriosi per la SEC. Questo. E poi volevo allacciare una cosa che diceva il professor Baker, la questione dei whistleblowers, cioè gli impiegati che dicono, che notano qualcosa che non va e dicono qui c'è qualcosa che non va. Nel caso di Parma non c'è stato, perché vuol dire tutti ascoltavano quello che diceva Tanzi, poi Tonna, poi sempre sotto del soldato, sono tutti andati a scuola insieme all'istituto di ragioneria di Collecchio, però ci devono essere anche incentivi, c'erano anche i revisori interni, quelli interni, la certificazione e poi anche le società di rating. Sì, ma poi si deve, le tre società di rating che hanno in mano i voti, ma come li danno questi voti? Appunto. E le banche straniere hanno preso tutte le commissioni. Le prime quattro banche, quello che pagheranno miliardi di dollari, appunto, il 70% è andato all'estero e loro si sono prese ricche commissioni, quindi il circuito non sono Tanzi e Tonna, non bastano, sicuramente è vero, però se si guarda anche la corporate governance della società, comincia anche da questo, perché come fa a esserci l'impiegato che dice no, qui qualcosa non va, quando si guarda il consiglio di amministrazione della Parmalat e sono tutti amici, parenti, sembra veramente una family reunion, no? Alessandra, però il fatto decisivo è questo, stato questo in Italia è molto diffuso, di 3B, non è un'eccezione, senza la 3B questa senza truffa la 3B, non avrebbe avuto la 3B vuol dire titolo affidabile, no. Chi compara la 3B arriva soltanto perché la società di certificazione, il collegio dei sindaci, il consiglio di amministrazione hanno redatto documenti che poi sono i documenti che andavano in mano anche alle banche, le banche facevano credito, sì, anche in virtù di quei documenti, allora, è vero per cortesia, sto parlando, no, è vero, adesso, e mio Dio, ma no, la prego De Paolini, è vero, va bene, allora sto parlando, sì, parla con un minimo di cortesia, ci siamo interrotti, comunque continua. Posso anche siccome sono stato interrotto io. Prego, continua. Allora, consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci, società di certificazione, in ultimo arriva certamente la società di rating, che però come base di valutazione che cos'ha? La documentazione dei tre, tra virgolette, della griglia dei tre controlli. È vero che la società di rating poi, soprattutto in cifre così alte, quando si parla di un conto di 3.9 miliardi che avrebbe avuto Parmalat in Bank of America, avrebbe dovuto certamente studiare l'operazione e andare magari a verificare. Però è chiaro che la responsabilità, gradi di responsabilità più alti sono nell'ordine che ho detto. Allora, ci sono Scarpa e Giavazzi. Scarpa e Giavazzi, lasciatemelo dire in questa occasione, facciamo della pubblicità positiva a questo punto della trasmissione. Sono persone alle quali noi chiamo spesso e volentieri le idee, ho anche chiesto che passi, lo chiedo al regista Michele Malli in sovrimpressione, l'indirizzo del vostro sito web www.lavoce.info, che è, diciamo, una libera associazione di economisti e di esperti che con grande libertà, appunto, intellettuale si scambiano opinioni e competenze, noi che le competenze non le abbiamo, autofinanziata, sì, e quindi a maggior ragione lo citiamo, ma invitiamo tutti gli ascoltatori interessati a seguirvi anche lì, perché è una buona palestra delle idee. Carlo Scarpa è un economista parmigiano, anche se insegna a Brescia, Giavazzi lo conosciamo già bene dalla Bocconi, e allora vi passo subito la parola. Beh, mi ricollego intanto a quello che diceva la giornalista del Wall Street Journal, sono assolutamente d'accordo che, diciamo, ci sono tre livelli di controllo, il livello di controllo esterno, Banca Italia, Consob eccetera, di quello un po' abbiamo parlato, un po' parleremo. La storia dei sindaci, revisori eccetera, e questo va bene, poiché i whistleblowers, cioè a Parma si sapeva che c'erano delle cose strane in Parmalat, a quel livello no, ma che ci fossero sospetti di doppia fatturazione, che ci fossero sospetti di tante cose, lo si diceva in giro, però è chiaro che un impiegato della Parmalat che andasse a tirare fuori una cosa di questo genere e non fosse tutelato dalla legge sarebbe stato stroncato, avrebbe avuto vita assolutamente impossibile. Per cui intanto un po' di tutela rispetto a questo sarebbe importante, però è vero che la cosa fondamentale è che è saltato completamente il sistema di controllo interno. Giavazzi.
Sì, è vero che ci sono saltati i controlli interni, i revisori, il consiglio di amministrazione, però per fare un discorso più generale, noi abbiamo due modelli di capitalismo. Abbiamo un modello anglosassone in cui le banche hanno un ruolo minore e è il mercato che valuta le aziende. Poi abbiamo un modello bancocentrico dell'Europa continentale, francese, tedesco, italiano, dove invece le banche hanno un ruolo importante nel finanziamento alle imprese. Allora, quello che è meno diverso, male mi viene da dire, vista la situazione economica italiana. Quello che è diverso è che le banche non possono dire semplicemente abbiamo guardato le storie di rating, abbiamo guardato i revisori, dicevano che tutto andava bene e allora andava avanti lo stesso. Le banche in questo sistema hanno un ruolo importante. Se vedono che una società ha delle voci dell'attivo un po' peculiari, per una società che fa il latte è un po' strano che abbia 8 mila miliardi depositati su un conto corrente negli Stati Uniti, forse deve fare qualche verifica al di là di guardare. Che ci sia un rapporto liquidità. Un'ultima cosa, in questo strano intreccio, una di queste banche, bisogna citarla dato che siamo aperti, cioè Banca Intesa, ha un patto di sindacato. Il patto di sindacato di Banca Intesa, cioè maggiori azionisti, i tre maggiori azionisti sono i francesi d'Agricole, la Cariplo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Parma. Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, il dottor Luigi Silingardi, siede nel patto sindacato di Banca Intesa, il quale, patto di sindacato, ha dei poteri pregnanti, nomina il presidente e l'amministratore delegato. Non credo ancora per molto. Non mi visto risulta che si sia non si è dimesso, anche se insomma, sono annunciate come imminenti le dimissioni di Silingardi. Le volevo dire una cosa, ma obiezione per entrambi voi, poi vedo che anche un giornalista di Les Echos, se non sbaglio, il giornale economico francese, vuole intervenire, ma scusate un po', c'è una affermazione di fronte all'assemblea degli azionisti del presidente di Banca Intesa, Giovanni Bazzoni, che francamente mi ha fatto pensare e mi ha persuaso nei giorni scorsi, quando ha voluto ricordarci a proposito del quadro che Giavazzi descriveva, che se non fosse stato per le banche, diversi gruppi industriali italiani non esisterebbero più. No. Chi può dargli problema, torto? No? Scusa, posso non aggiungere una cosa? Problema, posso aggiungere una cosa? L'economist, anzi, i nostri bambini non avrebbero avuto il biberon. No, questa è un'affermazione demagogica, è scherzosa perché lei, nonostante sia un ultras milanista, perché anche questo ho letto, è spiritoso, ma invece l'affermazione di Bazzoli è seria, non è demagogica l'affermazione di Bazzoli. Da questo derivano maggiori responsabilità. Posso però, scusate, ricordare che l'Economist uscito ieri, giornale secondo alcuni sovversivo, secondo me la Bibbia del capitalismo democratico, dice: in breve, la frode ha mostrato quanto vulnerabile resti il sistema finanziario quando i sistemi di controllo saltano o deliberatamente o per incompetenza. Lo scopo principale dovrebbe essere rendere più facile scoprire le frodi e più difficile perpetrarle. Per questo bisogna rafforzare gli standard di revisione e i sistemi di compliance, che vuol dire allora di adesione alle leggi, così come rendere più forte il ruolo di amministratori veramente indipendenti. Questo espone di nuovo il fatto che questa è una frode che è avvenuta all'interno di un'azienda. Allora, la come responsabilità diceva degli Sant'Agostino, noli foras ire. Prima di tutto guardiamo i sistemi di controllo delle imprese, del quale l'ultimo gradino, quello che confina con l'esterno, sono i revisori. Secondo me è sul modo in cui lavorano i revisori che questa vicenda mostra le smagliature. Ma c'è la frode anche dei revisori. Allora, certo, c'è un sistema che non funziona. E infatti dobbiamo andare all'Aspen, non ci siamo riusciti a dare in questo blocco di trasmissione perché già mi chiamano la pubblicità, ma adesso no, non ce la faccio, perché credo che sia corretto dare la parola a Pierre de Gasquet di Les Echos, giornale economico francese, prego, e sì, poi vedremo il servizio sull'Aspen. Io volevo soltanto dire una cosa sul tema della corporate governance, perché mi sembra molto importante. Voi avete parlato dell'anomalia italiana all'inizio, però mi chiedo se l'anomalia italiana, non penso che sia veramente questo basso livello di eticità, mi sembra che sia piuttosto legato a quello che diceva il professor Giavazzi, che sono queste relazioni intrecciate, questi incroci tra le banche, le aziende e la politica. Perché vorrei fare una domanda. Quello c'è anche in Germania, ma no, episodi analoghi e anche in Francia in parte, ma in Germania è un modello addirittura, senza che si siano verificati scandali analoghi. E peraltro per ora in Germania. Negli Stati Uniti la Enron, con un sistema completamente diverso, è accaduto lo stesso. Non è che... Mi scusi l'obiezione.
non è che gli scandali sono legati, credo, a un modello specifico, perché mi ricordo quando sono arrivati in Italia 2 anni fa, sono andato a intervistare il presidente della Consob, Luigi Spaventa, che mi ha detto rischio di scandali è abbastanza basso perché abbiamo il capitalismo familiare, l'ha detto anche una concentrazione di capitale. Dopo lo scandalo Enron in Italia è improbabile che accada. Si vede che il capitalismo familiare non è il miglior modo di prevenire allora, i scandali. Introduciamo prima della pubblicità, poi andiamo direttamente in pubblicità, questa vostra colazione curiosa di lunedì scorso. Voi due c'eravate. Eravamo seduti vicini. Eravate anche vicini di tavolo in una sede ufficialmente americana, diciamo, Aspen Institute, anche se naturalmente era la sua filiale tricolore, convocati dal ministro Tremonti. Quello è stato il tavolo prescelto per una prima discussione sui rimedi, sulla tutela possibile ai risparmiatori, e non solo ai risparmiatori, lasciatemelo dire, a un'economia italiana che rischia di scricchiolare di fronte a episodi di questo genere. Perlomeno il rituale, quel tipo di incontro che ci raccontano Fabio Anibaldi e Anna Vullo, dopodiché brevissima interruzione pubblicitaria e vi chiameremo a renderne conto. Com'era la cucina? A porte chiuse, come stabiliscono le regole della casa. Atmosfera conviviale, vellutata da asparagi con code di gamberi e mousse ai frutti di bosco. Lunedì 12 gennaio, per cercare un nuovo assetto di governo dell'economia italiana, 17 esponenti dell'establishment, e speriamo che il numero non porti sfortuna, si sono riuniti in una sede americana. A Palazzo Balestra, sede dell'Aspen Institute, l'associazione transatlantica che predica la diffusione del liberalismo economico e lo scambio di informazioni finanziarie strategiche. Convocati niente meno che dal ministro Tremonti, neopresidente della filiale Aspen italiana. Tra i soci finanziatori si contano tutti i top manager delle multinazionali e le teste d'uovo del potere, ma lunedì gli inviti erano strettamente riservati. Spazio per i super tecnici del centro-sinistra, Amato, Letta, Maccanico, ma anche per il segretario di S. Fassino, nonostante le obiezioni di Visco e Bersani. Presenti gli alti funzionari del Tesoro Siniscalco e Grilli, così come il ministro Marzano. Presenti ancora gli avversari dichiarati del governatore Fazio, Tabacci e La Malfa. Non previsti invece i suoi sostenitori come Alemanno. C'era posto a tavola per un economista di rango come Marco Onado, ex commissario Consob, e per il magistrato milanese Francesco Greco, anche lui socio Aspen, ma soprattutto protagonista dell'inchiesta Parmalat. Il Sole 24 Ore ha mormorato: presenza inopportuna. Ma immaginiamo che silenzio di tomba all'Aspen quando Greco proponeva una revisione della legge per il falso in bilancio. Sfuggendo alle noie della verifica di governo con alleati troppo faziani, il ministro president Tremonti ha preferito mettere intorno al tavolo quelli che contano per trattare i futuri assetti di potere post-Parmalat. Nuove autorità di controllo, garanzia della loro autonomia e infine, quanto potere lasciare al governatore e quanto deve durare il suo mandato. Cosa si siano detti tra una portata e l'altra gli ospiti di quel club esclusivo non è dato sapere. Lo stile Aspen impone il massimo riservo. La sola certezza è che a quel consesso di potenti ne mancava uno, proprio quello di cui si discuteva la sorte. Allora, oltre che commensale della riunione dell'Aspen, cioè la riunione convocata dal ministro Tremonti non solo con gli esponenti dell'opposizione ma anche con autorevoli economisti e con un magistrato del peso di Francesco Greco, Bruno Tabacci è anche presidente della Commissione Attività Produttive e dunque sarà uno di coloro, ha già cominciato anzi, la indagine conoscitiva che i due rami del Parlamento con molta celerità vogliono concludere. Allora, Tabacci sa bene che non abbiamo esitato mai qui ad affrontare argomenti altrove considerati così tabù. I poteri della Banca d'Italia, se siano eccessivi, la durata del mandato del governatore,
non ci facciamo intimidire, ma ugualmente le chiedo, non può apparire una riunione convocata in un luogo così particolare, davvero un gruppo che si riunisce per un regolamento di conti? Guardi, la irritualità lei l'ha messa in evidenza e io non posso non riconoscere che ha qualche elemento di verità, però io credo che l'elemento positivo, intanto la contemporanea presenza di Amato, di Tremonti, che sono due leader dell'Aspen da tempo, e poi alcuni soci invitati per l'occasione, aveva come l'obiettivo quello di stemperare contrasti anche che erano sorti. Anche lei è socio, sorti. Perché sì, non sì, tutti, sì, sì, sì. Fassino no, c'era un non socio presente. Qualcuno ha protestato per qualche non socio funzionale. Lo recluteranno per qualche non socio funzionale. Ma è uguale, lei si ricorda che prima di Natale si diceva ma il governo interviene, fa un decreto legge, cioè, e sembrava che tutto si riducesse ad uno scontro tra Fazio e Tremonti, cosa secondo me del tutto sbagliata. Però per evitare questo bisogna creare delle condizioni parlamentari perché maggioranza e opposizione ritrovino un punto di incontro. Questa è una materia tipicamente bipartisan, qui nessuno può chiamarsi fuori. Allora, in quella colazione qualche segnale è arrivato. Non dico che la cosa sia fatta perché il percorso parlamentare sarà delicato. Sì, quindi se l'irritualità portava comunque un risultato positivo e in qualche modo ha tolto alcuni spigoli a Tremonti, non è sbagliato. Cerchiamo di cogliere l'aspetto positivo. Adesso è partita l'indagine. Il clima, Tremonti, mi scusi se la interrompo, tra l'altro doveva essere particolarmente conviviale, perché davvero avete realizzato questo obiettivo. Ho letto oggi su Europa un editoriale di Enrico Letta che dice si può fare, possiamo continuare il dialogo, perché dare regole oggi è urgentissimo, non solo per i risparmiatori ma anche per l'immagine dell'economia italiana all'estero, per tutelare tutto ciò che di buono abbiamo. Ma quando appena è tornato in Parlamento il buon Tremonti, giovedì, nell'audizione, lei era seduto al tavolo accanto al ministro, gli spigoli e come se sono tornati? Perché la questione non è del tutto digerita, cioè in realtà attorno a quel tavolo c'era un pezzo, ma noi dobbiamo portare l'indagine conoscitiva a realizzare le convergenze che, se in quel tavolo c'erano, devono essere. Abbia pazienza, comunque... ma Tremonti giovedì al Senato non è stato spigoloso col suo nemico di sempre Visco, è stato spigoloso con Antonio Fazio di nuovo. Adesso... ha riproposto quasi un duello rusticano. No, ma però adesso. Anzi, annunciando prima ancora dell'audizione, porterò la prova regina che inchioderà il governatore alle sue responsabilità. La forza di questa indagine conoscitiva è che costringe in un percorso obbligato. Entro il 20 di febbraio noi dobbiamo arrivare a una conclusione. Abbiamo ascoltato Tremonti, ascolteremo Fazio. Tra 10 giorni, per ascolteremo, il 27. E ascolteremo una serie di professori, di esperti, e oltre alle altre istituzioni importanti come la Consob e l'Antitrust. Quello che è sicuro è che il 20 di febbraio noi quell'indagine la chiudiamo. A quel punto dove sta il problema? Quello nel redigere un documento che realizzi una vasta convergenza parlamentare e che sia la base per i futuri interventi legislativi. Perché è evidente che non è un documento da affidare ai libri di scuola, deve rappresentare la base per i provvedimenti legislativi in materia di non solo autorità indipendenti, Banca d'Italia, Antitrust, nuova Consob, ma anche il problema della governance, perché è evidente che dovremmo riporre in mano, dovremmo riaffrontare la questione del diritto societario. Non glielo c'è dubbio. Dico veramente col cuore, perché siamo stati d'accordo nell'aprire questa discussione, e qui però penso che anche lei mi possa seguire. Anch'io sono convinto come lei che sarebbe gravissimo se delle nuove regole, delle nuove autorità di controllo in questa materia finanziaria per il risparmio nascessero come iniziativa unilaterale del governo con un'opposizione che le osteggiasse. Bisogna che questo sia condiviso da tutto il paese, è interesse nazionale che sia così. Ma allora, se questo
obiettivo lodevole si vuole perseguire. Le sembra sensato cominciare con una sfida all'OK Corral nei confronti di Antonio Fazio, qualunque siano le loro responsabilità? No, chi è che è responsabilità? Cioè, il cudo teatro di quell'audizione di Tremonti, sappiamo benissimo il titolo dei giornali, lì abbiamo Repubblica, quale voleva che fosse se non Fazio rivela il carteggio che inchioda il governatore? Guardi, però un po' di questo... Come si fa a pensare che l'opposizione sia degna? No, però un po' di questo, ma perché, scusi? L'opposizione deve essere con Fazio contro Tremonti o deve essere sui problemi reali? Ognuno di noi deve togliere... Ma lei è proprio sicuro che nel caso Parmalat la responsabilità del governatore della Banca d'Italia sia la prima a dover essere citata? Infatti non si comincia da lì, non è questo il punto. Il punto è però che ognuno di noi deve saltare sul carro della responsabilità e questa non è un'occasione per far cassetta elettorale. Questo vale per il centrodestra e vale per il centrosinistra. Questo è il punto, tanto è vero che lei ha citato Letta. Ma non per nulla ci sono due disegni di legge in Parlamento, uno firma Letta, l'altro firma mio, che dal gennaio 2002 hanno posto il problema delle autorità indipendenti. Allora, se il governo finalmente ci manda il suo testo, si andrà a un testo unificato. Sul buon senso siamo d'accordo, ma non mi pare che in Parlamento si sia cominciato con il buon senso. Ma adesso, si è cominciato con la sfida. Sì, però nel frattempo, quel giorno, il dottor Fazio ha convocato... guardi che coincidenza, voglio dire... No, allora, lei sta dicendo una grave inesattezza. No, non ha capito quello che ho detto io. È stato Tremonti a rinviare sua audizione per farla coincidere con una riunione programmata da mesi a Napoli dei governatori centrali. Tremonti non ha... Quella analogia, la famosa di Berlusconi a 94 famoso. Quando stava a lei dice che Tremonti ha mandato un avviso a Fazio. Presiedeva insieme a Trichet il seminario con i governatori di tutto il bacino del Mediterraneo e le agenzie trasmettevano queste accuse del ministro del Tesoro. Questo, diciamo, non è dello stesso livello, ma ha un significato abbastanza analogo a quello in cui... Dice che non deve essere stato piacevole per Fazio in quel momento sentire quella forte solidarietà dal suo governo. Ma comunque, mi lasci sentire in questo caso l'uomo di sinistra, Dario Cossutta, di fronte a questa querella che si è aperta. Io devo riconoscere all'onorevole Tabacci che in periodi non sospetti ha sostenuto una leale battaglia contro i poteri della Banca d'Italia. In minoranza anche nel suo partito. Io... E sicuramente non ho niente o pochissimo da riconoscere positivamente al governatore Fazio, ma in generale, no, anche qui, la Banca d'Italia è un'istituzione importantissima, ha svolto un ruolo fondamentale per il nostro paese, ma non è che tutti i suoi governatori sono stati immuni o possono essere immuni da critiche, perché errori ne hanno fatti. Sono uomini. Uomini, ma diciamo che nel potere italiano, politico ed economico, hanno svolto il loro ruolo. Era giusto che il ministro Tremonti cominciasse dall'atto di accusa Fazio? Questo vi dico. A me sembra invece che in questo caso, per le cose che ho detto anche prima, perché di fronte a Parmalat noi siamo di fronte a una vera truffa, un vero atto criminale, diverso da Cirio. Perché non ha cominciato con Cirio il ministro Tremonti? Ha cominciato con questo aspetto, perché quando c'era Cirio, guarda caso, Fazio non era così in antipatia al ministro Tremonti, si è trovato in antipatia un po' dopo. Ricordiamo che c'è stato un momento in cui Le prime lettere del ministro Tremonti a Fazio, come abbiamo appreso l'altro giorno, sono di marzo-aprile, quando di Parmalat ancora non si sapeva, delle banche di Ciro. Le lettere non sono di ottobre, sono di marzo-aprile. Sì, ma ricordiamoci anche che c'era un rapporto tra il ministro Tremonti e Fazio, quando Fazio, durante le elezioni del 2001, sosteneva abbondantemente il governo di Berlusconi, c'era un idillio tra il ministro Tremonti. È durato pochissimo. È durato poco, però c'è stato. Credo comunque, a me è come cadere dalla padella nella brace. Tremonti, cioè, io non fosse così entusiasta fin dal principio di un'autorità così indipendente, appunto, e così autonoma da impedirgli... Forse quella riforma, quella ridisegno dell'economia italiana alla quale aspiriamo. Malgrado Tremonti arriveremo ad una conclusione, se questo può essere lo slogan. No, è perché sotto a fare il tifo per l'uno o per l'altro non andiamo da nessuna parte. Come dicevo prima, i grandi cambiamenti, e questo è un grande cambiamento, nascono anche per delle ragioni un po' strampalate. Vogliamo dire che Parmalat
non è la cosa che più colpisce la il sistema bancario, magari sul Sirio. Bucchetti, non le mi responsabilità... dire che da quando sei andato al Corriere fai il saggio invece che fare il giornalista. No, voglio arrivare a dire una cosa molto più pesante. Massimo. Voglio arrivare a dire che in questa occasione abbiamo l'opportunità, il Paese ha l'opportunità, di portare il principio della responsabilità personale. D'accordo. Quindi quello in base al quale si va in galera, domanda molto più quello in base al quale si va in prigione, anche a livello del sistema bancario. Tu hai citato prima, interloquendo con il collega francese, il caso del Credit Lyonnais. Sul caso del Credit Lyonnais, tutte le storie sono state pubbliche, si sa tutto, ci sono pile di cose sui siti internet, è tutto preciso. In è Italia stato processato c'è stato governatore il grande della scandalo Europea, del Banco di Napoli, che è costato 10-12 mila miliardi e ancora oggi non sappiamo quanto pesa quello che è rimasto sui conti di chi se li ha preso sulla groppa. E nel caso del Banco di Napoli, che è un'altra Parmalat come dimensioni, scusate, mutatis mutandis, è un po' vecchio il caso del Banco, bisogna fare la rivalutazione, doveva essere controllato meglio ed era controllato, c'avevano dentro la Banca d'Italia, ma il tesoro e tutto, come mai problema? Ma arrivava da tante cose, ma sono tutti innocenti, non è mai stato individuato una persona additata, nessuno è stato portato al magistrato. Torniamo al dunque, perché allora il problema è che il banchiere finora era un animale speciale che aveva speciali diritti. L'imprenditore e il politico non li avevano. Mi metto nei panni per quanto sia l'opportunità di pareggiare i conti. Mi metto nei panni per quanto sia un po' demagogico del risparmiatore infuriato che attende l'audizione anche per vedere insomma se e come si va a porre rimedio a trovare le cause e i colpevoli. No? Allora, torniamo al dunque all'oggi. In questa audizione cosa fa Tremonti, dopo averlo annunciato il giorno prima ai giornali, per cui tutti se lo aspettavano, era stato detto porterò le prove regine, tira fuori le lettere. In queste lettere, in quelle di marzo-aprile, c'è scritto: chiedo come ministro al governatore della Banca d'Italia, chiedo formalmente, i rapporti erano evidentemente già pessimi, non si parlavano più se dovevano scriversi in questa maniera, no? Erano già i ferri corti. Chiedo al governatore chiarimenti su Capitalia e gruppo BPL, cioè la Banca Popolare di Lodi, su Geronzi e su Giampaolo Fiorani, o Giampiero Fiorani, che dir si voglia. Aggiungiamo noi, tra parentesi, perché lo sappiamo tutti, compresi i telespettatori, cioè le due banche che io penso che tu proteggi, che tu hai aiutato a crescere e che motivo? Tu adoperi. Per quale motivo l'ha fatto il governatore? Allora, questo è un altro discorso ancora. Come dire, ti voglio rompere un po' le scatole sulle tue due banche, dammi dei chiarimenti. Come, per quale motivo? Fermi un attimo, queste sono le prime lettere. Poi si dice, avevo rivelato in anticipo il caso Parma, si viene a sapere che su quello, come oggi la Banca d'Italia rileva in una nota di agenzia, non ha mandato nessuna lettera a Fazio, cioè su Parmalat non ha mandato nessuna lettera. Parentesi. C'è nel verbale del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio di luglio, c'è una parentesi in cui lui ha citato il caso Parmalat. Allora, dove sta la notizia bomba di queste lettere? Tu sei il giornalista come me. È una bomba? Queste lettere di Tremonti a Fazio? L'ho chiesto a Mucchetti. Scusami. Allora, per quanto riguarda i casi di Capitalia e della Banca Popolare di Lodi, trattasi di due banche sulle quali a tutti noi è capitato di scrivere, che hanno i conti, come direbbe il professor Onado, fragili. Un po' fragili. Va bene. Molto fragili. L'abbiamo detto più volte anche in questa trasmissione. Perfetto. Allora, che questo possa costituire un problema quando questa fragilità dura da tantissimi anni, è materia. Quello che voglio, io ma non c'è so, da comparmela non sono, fin scusate, qui. Ma non ma cosa vuol dire? Centrerà. Ma il problema però, che abbiamo detto prima, non è che tutto il mondo, cioè che questo problema Massimo, di ridefinire le regole nasce perché c'è stato Parmalat. Parmalat è l'innesco, ma prima c'era stato il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia. Però, scusate, la domanda, ma ti sembrava logico, lo chiedo anche a Bragantini,
ti sembrava logico cominciare l'analisi, la disamina del crack Parmalat da quelle lettere e da quella storia del rapporto con il governatore? Sono sicuro scusa Gad, chiede al commissario Consol Marco Nado che ha un parere in materia. Chieda tutto a lui, l'ha anche detto commissario Consol. Io vorrei dire una cosa. Ha parlato Gad Lerner cosa deve fare il risparmiatore furioso nel caso Parmalat. Se parliamo di un assetto migliore della regolazione, ne parliamo e ne possiamo parlare. Io ho le mie idee e credo che le abbiamo tutti, e credo, come diceva prima l'onorevole Tabacci, che non sarà molto difficile trovare una soluzione. Ma questo è un altro capitolo. Certo. Fondamentalmente è un altro capitolo. Il risparmiatore furioso per il caso Parmalat deve chiedere nelle imprese i migliori sistemi di corporate governance e deve chiedere che per quanto riguarda la revisione, i revisori non siano pagati più dalle sostanzialmente scelti dagli amministratori e pagati dai soci di controllo, bensì siano pagati dall'insieme dei creditori, che sono soci, non solo i soci di controllo, ma anche gli investitori istituzionali, i creditori, le banche e i fornitori. Sono anche loro creditori. E i lavoratori. E ricordiamoci i lavoratori, perché il TFR è una delle più grandi banche per le aziende italiane. Allora, pensiamo a cambiare il sistema, anziché fare un sistema nel quale il manager di fatto sceglie il revisore che gli controlla i conti, cosa che può facilitare, è successo in molti paesi, lo sceglie l'assemblea, però sappiamo chi porta la proposta all'assemblea. E chi vota? Bragantini, hai detto delle cose molto sagge, ma io insisto nella mia domanda. Trovi saggio anche che Tremonti abbia cominciato dalla questione Fazio? Assolutamente no, perché non è chiave, pretestuoso, qui dice è pretestuoso e il discorso della Banca d'Italia è molto complesso, però ricordiamoci pure che non nascondiamoci che con tutti i problemi che ci possono essere in capitale a una banca popolare di Lodi, qui c'è un attacco alle banche, perché le banche sono un potere che non si è ancora piegato al governo. Come già sulle fondazioni bancarie si verificò con un tentativo che poi non è andato a buon fine di riportarle sotto controllo politico. Il discorso è molto complicato, Gad, non pretendo di esaurirlo questa cosa, perché il discorso è molto complicato, però c'è anche questo, e anche questo va detto. Rivolgo la stessa domanda a Marco Nado. Allora, il problema fondamentale che ha davanti la Commissione parlamentare è quella di rispondere a questo enorme problema di risparmio tradito che si è aperto negli ultimi anni, in cui tanti risparmiatori hanno avuto delle perdite per dimensioni inusitate in questo Paese. Sia Cirio che Parmalat hanno un elemento importante, che il conto maggiore lo pagano i risparmiatori. Una volta lo pagavano le banche, lo pagava lo Stato. Quindi il conto maggiore lo pagano i risparmiatori. Ma professore, ma non le sembra che sia sempre paradossale? Perché comunque le banche da chi sono possedute? Sono possedute dai risparmiatori? Torniamo alla questione. Partire dallo scontro con Fazio, con quelle lettere. Perché? Quando la comitiva era del libro. Questo vuol dire, credo che lo debba chiedere. Per dare un pugno nello stomaco all'avversario. Il problema fondamentale, da una parte, riordinare le autorità di controllo, dall'altro fare tutta quella serie di interventi di cui hanno parlato sia l'onorevole Tabacci che il mio collega, ex collega. E amico, ma perché è così importante la sua domanda, dottor Lerner? Perché oggi c'è uno scontro di potere in Italia, non facciamo le verginelle, sentiamo però Brian La Grotteria del Dow Jones. Il risultato dello scontro è che il risparmiatore non capisce il problema. Perché guarda, questo scontro in prima pagina diventa un problema tra Tremonti e Fazio, ma non si capisce il problema come è successo, non il caso Parmalat, perché pare che il caso Parmalat sia un'eccezione, non è il caso Cirio, non è molto necessariamente rappresentativo del sistema italiano, ecco, come dire, il Calisto Tanti non pare il manager di eccellenza come veniva vista una volta. E quindi, solo per dire, in inglese si dice red herring, cioè una cosa che deflette, l'attenzione. E questo governo lo sta facendo alla grande e molto bene. Politicamente era saggissimo quello che ha fatto Tremonti, ma il problema è che il risparmiatore non capisce niente.
Allora, per aiutarlo a capire, io devo mandare la pubblicità adesso, ma prima guardiamo insieme il servizio di Francesco Esposito, il quale tocca la questione forse più delicata nei rapporti tra Tremonti e Fazio a proposito del ridisegno, diciamo, degli assetti di potere delle autorità di controllo in questo paese, perché ci sono dei pro e dei contro, scusate la banalità con cui lo dico e con cui abbiamo cercato umilmente di riassumerlo, io credo, in uno strumento di lavoro importante per il nostro ragionamento, che è questo appunto interrogarsi intorno ai poteri della Banca d'Italia che ha fatto Francesco Esposito. Dopodiché gli risponderemo subito dopo la pubblicità. Luigi Einaudi, 4 anni alla testa della Banca d'Italia. Donato Menichella, 12 anni. Guido Carli, 15 anni. Paolo Baffi, costretto al ritiro dopo 5 anni da una manovra di potere andreottian sindoniana. Carlo Azeglio Ciampi, 13 anni. Antonio Fazio, quanti? A 11 anni dall'inizio del mandato di Fazio, questa domanda comincia ad echeggiare a bassa voce nei palazzi della politica. Una domanda che solo pochi mesi fa sarebbe suonata impertinente, per non dire sacrilega. Chi avrebbe mai osato mettere in forse il mandato a tempo indeterminato del governatore, considerato da sempre una delle premesse per la piena indipendenza di Via Nazionale? Come recita l'articolo 19 del Regio Decreto 11 giugno 1936, numero 1067, è il Consiglio Superiore della Banca d'Italia a nominare e revocare il governatore, il direttore generale e i due vice direttori. Una norma che ha protetto la figura del garante della moneta dall'instabilità della politica italiana. 59 governi negli ultimi 60 anni di storia repubblicana, in media quasi un premier all'anno. E insieme un'anomalia che ha alimentato una tentazione, quella di trovare finalmente un modo per sloggiarlo, questo governatore. Perché è vero, la nomina a vita è un'eccezione nel panorama europeo e internazionale. Il presidente dell'americana Fed resta in carica 4 anni, anche se può essere rieletto più volte. Alla Bundesbank e alla Banca d'Inghilterra, gli omologhi di Fazio hanno un mandato di 5 anni, come pure in Giappone, di 6 anni alla Banca di Francia. Mentre il mandato del presidente della BCE dura 8 anni e non è rinnovabile. Ma se la Banca Centrale Italiana è un caso anomalo rispetto al resto dei paesi avanzati, lo si deve anche al fatto che in Via Nazionale si concentrano i poteri di vigilanza e antitrust. Competenze spesso conflittuali tra loro. Capita che in nome della stabilità Banca Italia impedisca una reale competitività fra le banche, mettendo il veto su scalate e acquisizioni o lanciando salvataggi. Non senza qualche vantaggio, sottolineano gli amici di Fazio, non a caso l'Italia è riuscita ad evitare sofferenze sociali come quelle causate dal crack delle casse di risparmio americane 15 anni fa, lo sperpero di denaro pubblico più costoso di tutta la storia degli Stati Uniti. Oggi, dopo il terremoto del crack cirio e dello scandalo Parmalat, spetterà alla riforma del sistema dei controlli e della vigilanza sul risparmio trovare un nuovo equilibrio tra concorrenza, stabilità e trasparenza. Durante l'interruzione pubblicitaria la collega Alessandra Galloni del Wall Street Journal è venuta a dirmi: ma ricordatevi che era dai tempi di Mani Pulite che non c'era sui giornali stranieri, sulla stampa internazionale, tanta attenzione sull'Italia, quanta ce n'è oggi sul crack di Parmalat. È una buona occasione. Per fare delle cose serie. E però noi la viviamo, e torno al servizio anche sui poteri della Banca d'Italia, in un clima molto deteriorato all'interno del nostro establishment. Questo pacatamente forse possiamo dircelo, molto deteriorato, perché prima ancora dello scambio di lettere tra Fazio, tra Tremonti e Fazio, dobbiamo dedurre che da tempo i due sostanzialmente non si parlavano. Il primo scontro è stato sulle fondazioni, no? Sulle fondazioni si dice che abbia perso Tremonti, perché poi la Corte Costituzionale... Per la verità abbiamo vinto noi in Parlamento, perché con buona pace comunque di tutti, se non c'era il mio emendamento, non bastavano i richiami. Ci sono state, insomma, chi le vorrà chiamare spallate,
più o meno opportune, chi iniziative politiche da parte del Ministero dell'Economia per ridisegnare gli assetti delle autorità di controllo. E queste hanno trovato vari argomenti anche per difendersi. Io ho tra le mani due giornali, uno è il tuo. Sì. Comincio dal Libero di stamattina, dove per esempio il mio amico e collega Renato Farina, che è anche un consulente dell'Infedele, fa un editoriale intitolato «Quando la banca salvò Mediaset», ricordando al presidente Berlusconi che se la sua azienda nel 93 riuscì a sopravvivere a un indebitamento grave, quando invece altre banche, il credito italiano, gli chiesero di rientrare rapidamente dal debito, fu questo sistema. Geronzi in particolare, attraverso la Banca di Roma, si chiamava così all'epoca, ma dietro di lui il sistema di cui Fazio è in qualche modo il regista, a garantire la sua sopravvivenza. Per la verità l'aveva già scritto una settimana fa, senza fare nomi, Paolo Panerai su Milano Finanza, rivolgendosi a Berlusconi e dicendogli: se lei è ancora il più ricco imprenditore del paese, oltre che il primo presidente del consiglio imprenditore, lo deve essenzialmente a quando una banca mossa, lo si deve perché quando una banca mossa da interessi politici, il credito italiano di allora, ritirò alla sua Fininvest un fido di oltre 300 miliardi imponendo il rientro immediato, ci fu un'altra banca, non importa quale, lui fa l'understatement, ma noi sappiamo qual è, che aprì seduta stante alla sua Fininvest una linea di credito di pari importo. Vedete, questa io la chiamo legittima e lecita attività di lobbismo, cioè questi argomenti penetrano i giornali, le tesi degli uni e degli altri, ma disegnano appunto così una serie di pro e contro, cioè avere una Banca d'Italia più debole ha delle conseguenze anche sull'economia e sulla tutela del risparmio in Italia? Per un piccolo problema, il caso Parmalat ha detto che quando uno fa le operazioni strane sulle società, le isole del Caimano, eccetera, con le banche, diventa... Quali banche però? In questo caso? Internazionali. No, arrivo a porre un problema. Qui il caso è diventato drammatico perché la Parmalat è andata male e allora si dice quel comportamento è illecito, è brutto, è censurabile. Abbiamo ricordato il ruolo che ebbe la Banca di Roma nel sostegno in quegli anni 1993-94 alla Fininvest. C'è in un capitolo del tuo libro? Perché è un fatto noto di allora, eccetera, eccetera. Ma il punto, secondo me, a questo punto, su cui dovremmo riflettere, è anche un altro. Le banche finanziavano tranquillamente tutto il comparto offshore del gruppo Fininvest, cioè le società che erano fuori dal bilancio, ma che, come hanno dimostrato le indagini sul falso in bilancio del gruppo Fininvest, lasciamo stare se poi hanno avuto o meno una conclusione penale, ma quello è un fatto assodato, appartenevano comunque al nostro Presidente del Consiglio. Ebbene, come è fatto questo qui di andare a fare i truschini, no? Nelle isole, nelle British Virgin Islands, eccetera, eccetera, diventa grave e censurabile solo se l'imprenditore ha l'incapacità di guadagnare i quattrini, è sfortunato, gli capita qualcosa, e capita il caso Tanzi, o è censurabile comunque? Scusa Massimo, ma la domanda l'ha fatta Carl Lerner a Becker quando gli ha chiesto: lei crede che un sistema completamente affidato al mercato, cioè senza controlli, possa generare soprattutto il bene? Lui dà per scontato che certi fenomeni come questi succedono, infatti non si è particolarmente meravigliato. Il problema è che in realtà il caso Enron dimostra una cosa, dimostra che è possibile, con la connivenza di istituzioni finanziarie internazionali che hanno sistemi offshore, di deconsolidare dai bilanci le attività che vanno male. Il caso Parmalat dimostra che invece è possibile, con quei sistemi lì, fare finta che la liquidità esista e poi non esista. No, allora anche affrontare il problema fisco, queste cose. Il problema è che c'è un sistema, certamente, anche quello scopo lì. Il problema è che forse è entrato in crisi un certo tipo di sistema. In America, credendo ancora al principio del libero mercato, come reagiscono? Inasprendo
le pene e rendendo molto più stringente il controllo, e non vanno a vedere poi dopo se le Cayman hanno un sistema. Dire, nel caso Erron nessuno ha chiamato in causa né il controller of the currency, che se non sbaglio è l'organo che controlla le banche in America, né la stessa SEC. Il presidente della SEC è caduto poi, Harvey Pitt, ma per via di suoi impropri legami con alcune società di revisione. Allora, se ci sono impropri legami, qualcuno deve cadere. Se non ci sono i propri legami, a un certo punto truffa. È una truffa. Beh, però ci si deve anche avere la possibilità di difendere meglio dalla truffa. Rispetto anche a Baker, io penso che la pena non risolve il crimine in economia, ma in qualunque altra attività. Non è che con la pena noi risolviamo il crimine. Beh, abbiamo visto che l'inasprimento delle pene, c'è la pena di morte in America, quando il creatore dei junk bond il problema è un problema di etica complessiva. Il problema è riuscire a introdurre nel nostro sistema economico, nel nostro sistema sociale, nel nostro modo di guardare le cose, un'etica diversa. Io credo che nei moderni sistemi capitalistici uno dei problemi grandi sia quello dell'etica. Lo discuteremo magari in un'altra occasione, ma questo è un tema rilevante. Non è la pena, sì, in questo caso io spero che la magistratura faccia il suo corso e ci siano pene severissime. Di qui abbiamo cominciato la squalifica morale di chi si è reso protagonista di furbizia. Chi può essere più etico di un cattolico? Teoricamente di un cattolico praticante come diffidiamo come dei cattolici che fanno diffusione la comunione, diffidiamo. L'etica è importante, io ho detto che ci vuole un livello, perché è la salvaguardia del sistema e tutti sono lì che guardano. Però dico, poi dopo ci vogliono anche le norme efficaci, e credo che vedere in carcere i padroni pro tempore di Wall Street sia stato un Stefano effetto Tanzi è stato acclamato allo stadio. Vabbè, ma questa è la mancanza dell'etica italiana. Scusate, Francesco Giavazzi. Dobbiamo stare attenti a dare l'impressione che qui c'è stata una truffa, che sicuramente in parte c'è stata, e che le truffe accadono in tutto il mondo, è accaduta anche da noi, e cosa ci si può fare? Qui è accaduto qualcosa di un pochino diverso. E vorrei raccontarvi una storia che è nota, che si legge ormai su tutti i giornali, ed è la storia della vendita della centrale del latte, della privatizzazione della centrale del latte di Roma. Ora cosa accade? A un certo punto, nel 97-98, il Comune di Roma decide di privatizzare la centrale del latte. La vende a Cragnotti ad un prezzo molto elevato, che tutti dicono essere superiore a quello che l'azienda centrale del latte valesse. Dopo poco tempo Cragnotti la rivende a Tanzi a un prezzo ancora più elevato. Allora uno può mettere insieme queste cose e posso fare un'ipotesi: dove sono finiti questi denari? Allora, il Comune di Roma ha usato i denari ricavati da questa buona vendita a Cragnotti per rimborsare la sua banca, che era la Banca di Roma o Capitalia, come si chiama adesso. Il Cragnotti ha usato il capital gain che ha fratto fra quello che ha pagato la centrale del latte al Comune e quello a cui l'ha rivenduta Tanzi per ripagare parte. Allora, che cosa suggerisce questo? Poi starà al PM Francesco Greco verificare. Suggerisce che questo c'era un sistema. In questo sistema c'era un signore che aveva accesso ai mercati internazionali, grazie anche alle banche internazionali. Poteva mettere buona carta su questi mercati e quindi si manda lui a finanziarsi, perché lui può prendere i soldi. E poi in qualche modo questi soldi tornano. E questo signore Tanzi. Truffaldinamente si riceve la carta, perché erano dati falsi. Però riusciva a prendere. Non era un'azienda perché buona. Se invece mandavi sul mercato direttamente o il Comune di Roma o Cragnotti o la Banca di Roma, forse non riusciva. Se ci fossero stati dei sistemi di corporate governance in Parmalat che facevano saltare fuori falso prima, non si arrivava. Ma è che provo a dire che non è la truffa che capita per caso, non ci può fare niente, c'era altro meccanismo. Ma le truffe non capitano mai per caso. Il problema è che c'erano tanti conniventi con la truffa. Forse dovrebbe chiedersi come mai il Parmalat, che ha osato dire porre il problema, non è stato rinominato, era un sindaco indipendente. Io voglio fare un passo in avanti, perché ci avviamo nella parte conclusiva di questa trasmissione, e c'è un luogo comune che probabilmente ancora dobbiamo sfatare. Temo che sia ancora diffuso anche nell'opinione pubblica e forse tra i telespettatori, quello cioè che Parmalat sarebbe stata una buona industria rovinata dalla cattiva finanza, mentre invece sappiamo magari, che... Magari, perché vorrebbe dire che qualcuno ha preso i soldi. Ma a monte... Li potremmo recuperare. Non abbiamo ancora risposto, e chiedo l'aiuto dei Paolini. Dove nasce la truffa? La truffa nasce nel 1988, quando Parmalat viene quotata, ed era già marcia allora,
E allora non sono stati fatti i controlli. Se fosse stata un'altra Consob, la Consob degli anni più recenti, e se non avessimo avuto come presidente della Consob dei burocrati per lungo tempo, solo quando è arrivato Berlanda ha cominciato a cambiare la Consob. E hanno cominciato a fare i controlli non avendo i poteri che la Consob dovrebbe avere, perché il potere politico ha avuto paura a dargli il potere alla Consob, che ha la SEC. Lasciatemi fare una domanda a De Paolini, poi Maureen Klein, una giornalista statunitense, voleva intervenire. Allora intervieni prima tu, Maureen. Non abbiamo veramente risposto alla domanda se Tremonti fa bene a fare questa riforma. Brava, mi stai riportando a bomba, come si dice. No, io dico che potrebbe essere una buona cosa cercare di migliorare il problema di conflitto di interesse delle banche che hanno 13.000 veste, eccetera. Però deve essere il decimo punto in un piano forte di recupero credibilità verso i mercati internazionali e verso i risparmiatori italiani, che comincia con sanzioni, corporate governance, consiglieri indipendenti, eccetera, c'è tutta la lista che sappiamo nominati benissimo, dalla ma che nessuno e non dalla maggioranza, perché se no non sono indipendenti. Esatto. Grazie. De Paolini, questa parte della discussione è cominciata da quello scambio di lettere e da una precisa richiesta del ministro al governatore: fammi vedere i conti di quelle due banche lì, alle quale richiesta il governatore ha opposto un segreto ai sensi dell'articolo 7 del testo unico, bla bla bla, che per televisione è vietato persino nominare. Quindi si è manifestato uno scontro di potere sulla disponibilità o indisponibilità del governatore a rivelare conti di banche. Qualcuno oggi ha anche scritto: e se il ministro, se il governo pretendesse di conoscere i conti interni delle aziende, saremmo contenti? Voi mi direte: siamo per la trasparenza, e perché no? Ma vorrei sapere da te. Le aziende fanno dei bilanci che si spera corrispondano al vero. Si spera. Ma infatti il punto vero della domanda iniziale tua è qui. Doveva o non doveva Fazio rispondere a quelle lettere? Perché ancora non abbiamo risposto a questa domanda, perché poi la base della riforma un po' è la risposta a questa domanda. Doveva il governatore rispondere o no? Ma noi vorremmo che in questo paese ognuno rispondesse. Certo, no, io è molto importante. Io non sono sicurissimo di vivere in un paese in cui a una domanda al ministro dell'economia il governatore risponde che non è tenuto a rispondere. Scusi, onorevole, io non ho certezze, io mi pongo delle domande. E allora mi dico: doveva o non doveva rispondere? E non è per caso che mi faccio questa domanda. E mi ricollego alla cosa che tu hai detto poco prima, quando hai detto a proposito del caso Parmalat. È stata una parentesi, ad esempio Parmalat, la frase famosa detta nel ciclo dell'8 luglio. Allora, riconduciamoci lì. È pur vero che era soltanto una parentesi, è però anche vero, e lo ha dichiarato il presidente della Consob Cardia nell'intervista al Sole 24 Ore, che dal giorno dopo, dalla mattina dopo, la Consob ha cominciato a tappeto l'indagine sulla Parmalat. E qualcosa è emerso, anche se purtroppo i buoi erano scappati. Io allora, mi chiedo la però, Consob aveva avuto davvero, esposto di tanzi nel marzo. Due aveva cose, avuto esposto di mi tanzi. Chiedo. Scusa Panerai, sì. Primo, se Tremonti a luglio avesse avuto elementi di valutazione molto gravi sulla situazione Parmalat, doveva limitarsi, diciamo così, a una parentesi nel verbale CIC, certo, o andare certo no dai carabinieri? Certo che no. Forse sapeva qualcosa di più. Se sapeva qualcosa di più, doveva muoversi in qualche modo. E seconda domanda è quella che in parte avevo già posto prima a Onado: si fosse intervenuti su Parmalat a luglio anziché assistere al crack a novembre, sarebbe cambiato qualcosa? No, non sarebbe cambiato nulla. Perdevano altri soggetti diversi da quelli che hanno perso. Allora, queste due cose diciamocele, perché per evitare la demagogia. Vuole intervenire la giornalista di Le Monde, Marie Terris, poi dobbiamo andare a parlare di Parma, e anche di questo. Sì, volevo solo dire che in effetti c'è questo scontro di potere fra Tremonti e Fazio, ma credo che getta anche tanta confusione, perché è diventato sospetta ogni critica all'operato di vigilanza della Banca d'Italia, perché chi fa la critica è pro Tremonti, però forse si può dire che questa vigilanza è la maledizione della politica italiana. Questa vigilanza forse è stata veramente operata bene, cioè
tutti i banchieri che ho potuto intervistare in questo paese mi hanno detto: non possiamo muovere un dito senza che Fazio lo sappia. Vedi che chi li vede da fuori li vede bene. Un'operazione senza che Fazio ci dia sì o no, prima ancora che sia fatta. Allora, questo Antonio Fazio che sembrava sapere prima di tutti ciò che poteva succedere nelle banche, invece quando le banche hanno scaricato sui risparmiatori rischi loro, non ha visto niente, non sapeva più niente, non ha più mosso un dito, non lo so, la domanda ha detto che non era compito suo, ha detto che era compito della Corsa. Lo dico a Maria Teresa, giornalista di Le Monde, comunque, che sta scrivendo articoli molto belli su questo caso. Vede il dottor Lerner come viene letta bene questa situazione dal di fuori. Guardi che il problema centrale che io ho tentato di sviscerare, spesso del tutto incompreso, è il seguente: la interpretazione che è stata data del ruolo della stabilità è spesso avvenuta non in funzione della difesa del risparmio ma delle istituzioni bancarie e, io aggiungo, dei suoi gruppi dirigenti. Questo un arbitro non lo deve fare, non può scendere un interno. La posso interrompere? Lei, mi faccia finire. Ho già finito. Anche i governatori precedenti hanno fatto la stessa cosa. Ma non c'era la moneta allora? Non c'era la moneta. Negli anni 90 allora c'era la moneta. Ma i governatori, ma quando Crispana ha emesso 20.000 miliardi di liquidità per il fondo del long term e ha salvato il sistema, dottor Panerai, voglio ricordarle che il sistema bancario italiano ha fatto un'opa su Montedison. Scusi. Il sistema, mi faccia finire, è molto semplice, guardi, è una battuta. Il sistema bancario italiano ha usato la Fiat che era indebitata fino al collo per fare un'opa su Montedison, che ci ha portato alla perdita di Edison a favore di EDF, semplicemente perché? Per un'operazione di potere all'interno del sistema bancario. Ma chi guidava questa operazione qui? Che le banche non possono muoversi se non chiedono il parere in confessionale. È complicato la faccenda. Lei ha ragione, scusi, contemporaneamente è vero che senza le banche la Fiat non si sarebbe salvata. Scusi, e la scalata delle generali? Scusi, cosa c'entra questo con la tutela del risparmio? Assolutamente posso farle una domanda? Lì è venuto meno il punto di equilibrio di Mediobanca, diciamoci la verità. Allora io dico, noi abbiamo bisogno di un arbitro, non abbiamo bisogno di uno che partecipa al gioco. Scusi, in campo. E questo vale per tutte le autorità indipendenti. Deve valere per la Consob, deve valere per l'antitrust, come vale per l'autorità per l'energia. Invece, purtroppo, in Italia la deviazione ha portato qualcuno a scendere in campo. Carlo Scarpa è intervenuto pochissimo e gli preme intervenire adesso. Sì, mi preme intervenire perché ci sono due questioni abbastanza separate. Allora, da un lato, d'accordo, la Banca d'Italia in futuro non si dovrebbe occupare dell'antitrust, questo dovrebbe andare all'autorità antitrust. Credo che ben pochi siano contrari a questo passaggio. Su questo siamo d'accordissimo. Sulla diatriba Tremonti-Fazio, il problema è legittimo, è giusto che il Ministro del Tesoro abbia informazioni di tipo da vigilanza sulle singole banche? La norma, come è scritta adesso, mi sembra che dica di no. Ed è per questo che Fazio si è opposto, non perché non voglia rivelare informazioni, ma perché la legge gli dice non può rivelare informazioni specifiche sugli istituti. Scusi, e questo è il punto. Una questione di doppia, una questione di interpretazione. C'è chi l'interpreta così, c'è chi l'interpreta come ministro. La direttiva del 2000 però l'interpreta in questo modo. Un attimo, Panerai, poi dobbiamo andare a Parma. Io sono per cambiare le normative. Infatti, quindi, ho capito. Ho proposto. Ma allora il duello è davvero cominciato male. È cominciato male con quello scambio di lettere. Fermiamoci qua, perché vi devo promettere un finale scoppiettante per una serata scoppiettante, con l'aiuto anche di Scarpa e di un servizio di una parmigiana d'adozione che è Anna Boiardi. Andiamo a vedere la città della Parmalat, ma lo facciamo tra pochissimi istanti dopo l'ultima interruzione pubblicitaria. Anche stasera il nostro, lasciatemelo ormai dire, Adriano ha regalato con il suo gol il pareggio al Parma, quindi dal punto di vista calcistico anche in trasferta a Udine 1-1. Il Parma se l'ha cavata, meno male, dice Carlo Scarpa, ma a Parma e agli imprenditori innamorati in una maniera un po' particolare del proprio ambiente, della propria città, nel senso che vogliono
provare a esercitare il piacere di comandarci in queste città, oltre che di fare il business e di lavorarci, vogliamo andare, perché da Parmalat qui possiamo forse trarre qualche insegnamento sul perché in Italia va così. Panerai voleva solo aggiungere una cosa. No, volevo dire, mi sembra sulla legge che bisogna fare, poi accendiamo. Che i problemi del sistema italiano nascono ovviamente dalla storia di questo paese e dalla storia politica e dalla storia del Parlamento. L'adeguamento normativo per un sistema capitalistico efficiente è una cosa talmente recente per cui l'antitrust in America, quello che fa la concorrenza, è dei tempi di Roosevelt. No, noi ce l'abbiamo da 8 anni, 9 anni, quando è. La Consob abbiamo detto che è stata una finzione per lunghissimo tempo, è un po' migliorata successivamente, non ha ancora i poteri sufficienti che hanno gli altri organismi. E infatti organismi. Speriamo che in maniera bipartisan il Parlamento approvi i rafforzamenti dei poteri. Per combattere gli scioperi selvaggi ci vuole la possibilità della concorrenza. Il problema del sistema bancario italiano è stato un sistema protetto sulla base di una legge fatta nel 1933. Ma chi è che non ha consentito alle banche straniere... Voi state aprendo una nuova trasmissione. Mi fa dire una cosa, la legge bancaria italiana è stata immutata dal 33 in poi fino a quando Guido Carli, ministro del Tesoro, l'ha cambiata su un modello pensando che fosse necessario fare la banca universale come in Germania, perché pensava che la Germania fosse il paese dominante dell'Europa. Purtroppo la banca universale in Germania è andata in crisi, quindi il sistema normativo che abbiamo non è adeguato. Diritto di replica a Giavazzi. C'è una banca che tutti conoscono, si chiama Banca Nazionale del Lavoro, che ha un azionista spagnolo che ha il 10-15%. Il primo ministro spagnolo, il presidente Aznar, ha preso l'aereo e è andato a Roma, ha fatto una cena invitando l'allora presidente del Consiglio Amato e il governatore Fazio, chiedendo: posso aumentare la mia partecipazione in questa banca? Il presidente del Consiglio Amato gli ha detto: sicuramente siamo contenti, c'è un po' di concorrenza. Il governatore ha detto: non si fa. Risultato: quando che San Paolo voleva comprare la banca in Francia? Quando il San Paolo voleva comprare la banca in Francia? Lei dice che non è l'unico peccatore il nostro governatore. È un sistema di transazione questo. Che si sono con questa chiamata di correo ci trasferiamo a Parma. Da Roma a Parma con il servizio di Anna Boiardi. Suonate le trombe! Il re, alas, se n'è andato. Il re Lattaio ha mostrato la sua pazzia. Lui, il più grande di tutti, ora è cacciato da corte. Si chiude così l'epopea Tanzi, cala il sipario, finisce in un sorriso inquietante, in un saluto fuori luogo alle telecamere. Lui che saliva gli scaloni di marmo all'Unione Industriali, lobby della Parma che conta, e tutti a riverirlo. Nel Granducato i duchi li riconosci dagli inchini quando passano, e Tanzi quegli inchini se li era dovuti guadagnare strappati all'altro, il rivale, quel Pietro Barilla che stringeva già allora patti con l'imprenditore sulla via della politica. A Parma la commedia dell'industria sana e opulenta come il suo latte non ha retto. La farsa è stata svelata. Il cavaliere bianco con il suo fedele Iago, Mastro Tonna, ha dato fuoco al castello e si è scoperto che era solo un castello di carta. Tutto falso. E allora mambo! Il re è nudo e nel dramma delle maschere, del sembrare e dell'essere, è nudo tutto il sistema industriale della provincia Italia, quello che si fa alle cene a colpi di legami politici, di favori, che seguono le maree del potere. E tutto, mi raccomando, resti tra noi, cose nostre le aziende, anche quando hanno sedi in 4 continenti. Ora però Parma, città fertile e carnale, come la chiamava il suo maestro Verdi, punta il dito. Lo punta anche l'Unione Industriali con il suo giornale La Gazzetta di Parma. Il quotidiano, fino a metà dicembre, sul caso Parmalat è stato zitto. Tanzi era uno di noi, ammette Candido Marco Rosi, il presidente. Lui, inquisitore smemorato, dimentica che la sua Parmacotto, in bolletta, è stata salvata da quelle stesse banche. E dalle colonne della Gazzetta spuntano giudizi universali. Dimissioni eccellenti di tutti i responsabili, chiede il quotidiano. Teste rotolanti, dei banchieri anche. Quelli della città. Il Silingardi, amico fidato alla Cassa di Risparmio, uno della DC, 30 anni di tessera. Poi Franco Gorreri di Banca Monte, un dipendente Parmalat, capo della Tesoreria Italia. Piccolo conflitto di interessi, le banche e le loro responsabilità del silenzio. E il rampollo Guido Barilla, scuro scuro, tuona agli industriali. Qui va cambiato il sistema Italia. Già, Parma uguale Italia, punta d'iceberg. Collasso di un sistema capitalistico che conta le sue multinazionali con una sola mano,
un capitalismo di serie B che da anni mette in atto la sua deindustrializzazione, nanismo forzato, e procede di padre in figlio nella migliore tradizione bottegaia di provincia. Così i Barilla, quale pulpito, neppure quotati in borsa, che se chiedi come va l'azienda ti liquidano con un eccellente e chiudono il discorso. Un'industria che fa politica, intrecciata con il sistema creditizio, incontrollata e totalmente impunita, che non accetta le regole di trasparenza, che corre all'estero, se serve, a produrre la sua Enron, stessi revisori, stesse società, stesse banche, amorale, nuda, come il Granduca. Allora, Carlo Scappa, non è che noi dall'infedele vogliamo fare il predicozzo agli imprenditori, non ne avremmo titolo. E allora comincio da molto più in basso, cioè dalla mia categoria. Se il giornale di una città, come abbiamo sentito, e come lei anche ha scritto su www.lavoce.info, la Gazzetta di Parma fino a dicembre non aveva scritto una parola sulla crisi Parmalat, adesso noi ne avevamo già cominciato a parlare, il giornale dei parmigiani non ne aveva scritto una parola, da che cosa dipende? È molto banale. Dalla sua proprietà, no? Dipende dal fatto che è un giornale che è di proprietà dell'Unione Industriali attraverso una società che si chiama Segea, e alcune cose non si potevano pubblicare. Questo è stato veramente un eccesso. C'era nel consiglio di amministrazione fino a pochi giorni fa Stefano Tanti, cioè certo, un rappresentante della famiglia, certo, no, nel giornale. Il tutto in modo molto trasparente, se vogliamo, però con delle conseguenze sull'informazione locale. Lo stesso le banche. Non è che le banche possano tutelare il risparmiatore se sono guidate da ex dirigenti ancora legati a Parmalat o alla famiglia Tanzin. Si è fatto un nome, Silingardi prima. Ma infatti è chiaro che lo scandalo Parmalat è uno scandalo di dimensione internazionale, questo è evidente. Però alcuni grossi problemi gli erano stati risolti nel passato proprio dalle banche locali, inizio anni 90, nel 94 ad esempio. E c'erano state anche delle denunce da parte dei giornalisti rispetto al fatto che c'era una commistione molto strana e poco salubre tra queste banche locali e Parmalat, con un giro di obbligazioni che sembrava un po' il gioco delle tre carte. Lo denunciava un giornalista, Malagutti, che adesso credo scriva sul Corriere della Sera. È passato all'Espresso, qui c'è un tourbillon. È stato nostro ospite nella puntata su Parmalat. Ronaldo contro Totti, Malagutti, Mucchetti. Beh, sono contento che tu faccia questi complimenti a due bravissimi colleghi. E lo scriveva nel 94. Però denunce di nuovo che sono cadute nel nulla. Senz'altro a Parma è venuta meno la società civile, perché si sapeva che la Parmalat finanziava tutto a Parma. Non sto parlando soltanto dei politici o cose di presunto malaffare, che non so neanche se ci sia veramente stato. Finanziava le parrocchie, gli asili, le società di calcio, il restauro della facciata del Duomo, una serie di cose bellissime. Però è chiaro che non stava stampando i soldi, almeno l'origine vera della truffa è questa: la capacità di Tanzi di vendersi come persona per bene e rispettabile. Assolutamente. In primo luogo il punto parte da qui. Questo fa di Tanzi probabilmente un caso eccezionale, come abbiamo come anche descritto dormire, nel servizio. Ma come poteva dormire? C'è invece Panerai, lo chiedo a voi tutti, incontro lo sguardo di Giavazzi che su queste cose si è cimentato spesso sul Corriere della Sera, c'è invece un dato generale del capitalismo italiano, questo stare dentro ai giornali, stare dentro alla banca locale, adoperare una posizione istituzionale all'interno dell'Unione Industriali, della Confindustria locale. Posso citare una cosa recente? Non è una regola. In una trasmissione del mattino delle 7:15, prima pagina di settimana scorsa, un importante imprenditore, ahimè azionista di questa televisione, allora, dottor Tronchetti Provera, disse: è fisiologico che noi, te Pirelli, siamo azionisti importanti della Banca di Roma. E un bravo di Capitalia, un bravo giornalista che conduceva, Oscar Giannino, disse: a me sembra patologico, non fisiologico. Io sono dalla parte di Giannino. Ahimè, proprio vuole chiudere. Ma è solo il problema, è solo questo qui il problema. Parlavamo della proprietà dei giornali. Certo.
certo. Giornali, beh, banche, giornali che hanno fatto il buco. E Confindustria. Hanno fatto il buco. Il Corriere della Sera della Banca d'Italia scrive da 10 anni, però. Il Corriere della Sera, sotto l'attuale direttore, il precedente Ferruccio De Borzo, della Banca d'Italia scrive da 10 anni. Ma sembra che lei allora mi ha tirato la volata. Problema. Posso dirle che i problemi dell'Italia sono i problemi della Banca d'Italia. La prima trasmissione nella quale si è parlato dei debiti di Capitalia si è svolta in una televisione, La 7, che è di proprietà del dottor Tronchetti Provera. Vede che gli automatismi non ci sono sempre dappertutto, quindi touché, riconosca, no? A sua volta. Cerchiamo di fare della buona informazione, ma con serietà rendiamoci conto che questo è un problema strutturale dell'economia italiana, questo bisogno che sentono gli imprenditori di tutelarsi, perché facendo soltanto il loro mestiere, i profitti, il business, rischiano in questo paese probabilmente di fare più fatica degli altri. Se invece hanno anche una quota in un giornale, un'altra in una televisione, un'altra in una banca e anche la Confindustria con un uomo fidato dal loro punto di vista, hanno più probabilità di cavarsela, giusto? E questo è il problema. Scusa, posso interloquire? Si è detto che il caso Parmalat è isolato e sono convinto che lo sia davvero, però un giornale importante italiano, Il Sole 24 Ore, ha scritto l'11 gennaio Tetra Pak è il mistero dei fondi neri. Ma quello non è un caso isolato. Allora, io domando, qui c'è scritto dagli interrogatori emerge il passaggio di somme dalle aziende, dall'azienda svedese a società del gruppo. Cioè, cosa succede? Io compro una macchina che costerebbe 100, me la faccio fatturare 110, 10 me li faccio dare da un'altra parte e il gioco... Quello almeno non è un caso Sentite, isolato. Sentite, c'è un... Allora, è un caso isolato questo. Tetra Pak non è una società italiana, poi. Questo è un caso isolato. Questo è un caso isolato. Allora, no. Scusa, però, attenzione, per questo... Perché lo dico? Perché è importante, perché come corporate governance, di nuovo, se a quanto sembra Tanzi prendeva la tangente e Tonna gli teneva Bordone, allora Tanzi, mi dispiace dover dire, evidentemente rubava 10, Tonna forse certo. rubava 1 certo. e niente salda la complicità come le complicità. Ma se tu ed io facciamo insieme un reato, dopo saremo, come si dice, imbozzolati e io dovrò difendere te e tu dovrai difendere me. E lui non sarà mai un whistleblower, come si diceva prima. C'è bisogno di whistleblower. Questo sistema elimina whistleblower. Il tempo è davvero scaduto, anzi, ahimè, abbiamo sforato. Ma debbo nominare l'unico uomo che non abbiamo citato qui questa sera e che nessuno di noi evidentemente invidia, e forse anche per questo non l'abbiamo citato, che si chiama Enrico Bondi, il quale, dovendo operare in una situazione di questo tipo, che cosa è immaginabile che possa fare nei giorni prossimi? Giavazzi, da Liberista Coerente, e ancora di più Gary Baker, il premio Nobel che ha aperto la trasmissione, direbbero guai se si passasse agli aiuti governativi, alle sovvenzioni pubbliche in questo disastro. Ma Bondi magari invece ne avrebbe bisogno. Però la sovvenzione pubblica temo che ci sia già stata, però, perché attenzione, qui si tiene in vita Parmalat nella presunzione che sia un'azienda profittevole, invece molto probabilmente non lo è. Vabbè, insomma, questo, adesso cerchiamo, i soldi non sono andati nelle cerchiamo perdite, di non complicarci non troppo la vita, perché il dottor Bondi sta facendo un lavoro molto importante, certo. nell'interesse degli agricoltori, dei produttori e credo anche dei risparmiatori che aspirano a recuperare qualcosa di importante. Certo. Siccome mercoledì viene in commissione il decreto legge il decreto Marzano, sì, il decreto di conversione, che è sostanzialmente è un'estensione della legge Prodi, io credo che lì dovremmo fare uno sforzo per introdurre un emendamento che affronti il tema del concordato con i creditori. Perché se Bondi riesce a fare questa operazione e ha dalla parte sua la maggioranza dei creditori, non si apre una prospettiva fallimentare. Quindi noi questo lo faremo mercoledì in commissione e credo che tutti oggi dobbiamo tifare per Bondi, perché che scompaia la Parmalat non mi sembra una cosa giusta. Una piccolissima considerazione storica, la gente ha la memoria corta. Bondi, che adesso è il salvatore della patria in Parmalat, invocato da tutti, era la stessa, in primo luogo dalle banche, la stessa persona che le banche hanno alla quale le banche hanno impedito di andare alla Fiat e che le banche hanno cacciato dalla Montedison. Quindi non sono proprio messo alla Montedison. E poi cacciato. Ho capito, quindi non è quello che si fa avanti indietro. Con questa notazione affettuosa nei confronti delle banche italiane ci accomiatiamo dai telespettatori. Posso già annunciarvi, perché non c'è dubbio in proposito, quale sarà il tema della prossima puntata dell'Infedele, sabato 24, sabato prossimo,
Alle 11 del mattino Berlusconi celebra il decennale della sua discesa in campo e noi tratteremo in chiave storica questo evento. Ci vediamo sabato prossimo, grazie.